Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, un altro telegiornale all'insegna delle novità dell'informazione a partire proprio dalle misure arrivate ieri sera, il decreto rilancio, aiuti per 55 miliardi alle famiglie. Sarà vero? Poi magari lo chiederemo anche ai nostri ospiti, in primis al sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani che ci ha appena raggiunto in studio. Dobbiamo credere, sarà sicuramente una ripartenza incoraggiante quella prevista per il 18, tanti punti di domanda. Intanto però il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, impugna le direttive dell'INAIL impartite nei giorni scorsi. Così non si va avanti, bisogna assolutamente rivederle. Poi la parte politica e istituzionale, tanti ospiti in studio, si parlerà anche di Europa e di ripercussioni appunto per l'Italia. Prima di proseguire nei telegiornali, saluti che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e da quella della redazione del Veneto. A voi la linea. Buonasera anche dalla redazione Friuli da Giovanni Pacorig. Nella prima parte, tra i vari servizi firmati naturalmente Anna Dazzan, voglio segnalarvi l'ennesimo scontro Stato-Regioni, condotto in questo caso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, contro le linee guida dell'INAIL che sono inapplicabili. Per quanto riguarda invece la parte dedicata appunto alla redazione Friuli, subito dopo la parte principale, ancora polemiche. In questo caso scende proprio in porto, oserei dire, la capitaneria di porto di Trieste riguardo la nave Allegra, anche il nome è tutto un programma, la nave che dovrebbe diventare nave ospedale per quanto riguarda le persone anziane a Trieste. Altro servizio, a Udine si accende una discussione tra il sindaco Fontanini, che naturalmente elogia il fatto di aprire dal lunedì 18 e di consentire agli esercenti, stile tipo bar, ristoranti e pizzerie, il centro storico, anche le strade, voglio dire, per cui i tavolini, la città diventerà in pratica un ristorante, un bar a cielo aperto. Enrico Bertossi, dalla posizione, invece, critica duramente questa decisione. Voglio anche segnalarvi che da oggi abbiamo aperto una nuova mail proprio per la redazione di Udine, la redazione Friuli, in quanto abbiamo sentore che tanti di voi ci state seguendo e quindi se vorrete mandarci tutte le informazioni che vorrete, foto, notizie, video, eccetera, potete mandarle a tpn.red.fvg@gmail.com. La linea passa ad Alessio Conforti. Grazie dunque della linea dal Veneto. Dopo 10 giorni dalla fine del lockdown è tempo di bilanci. L'andamento del coronavirus è ancora in miglioramento ed ora si pensa a lunedì 18 maggio. Zai è pronta una nuova ordinanza. Intanto riapriranno anche centri dedicati ai bambini da 0 a 14 anni, centri estivi, asili, insomma, e Grest. Analizzeremo nel dettaglio il nuovo decreto rilancio anche con Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alberto, a te la linea. Ovviamente i microfoni sempre aperti in caso di ultimissime notizie. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente, la ministra Bellanova ha vietato chiamare clandestini i migranti regolari. Sei d'accordo? Sì, il 9% di voi. No, il restante 91%. E si parla di scuole in questi giorni, la ripartenza, esami sì, esami no, a distanza, i voti alle scuole elementari. Scuola, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, maturità, meglio a distanza e niente voti alle elementari. Sei d'accordo? Il parere che la ministra Lucia Azzolina non voleva, quello del Consiglio Superiore dell'Istruzione, 36 membri, presidi, docenti, sindacalisti, esperti del CNEL, chiede all'istruzione di togliere i voti quest'anno agli alunni delle scuole elementari e di sostituirli con giudizi che meglio possono interpretare quest'anno scolastico e ovviamente il proseguo. E poi raccomandano fortemente esami della maturità con un protocollo di sicurezza nazionale stringente, dettagliato e prescrittivo, a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto. Altrimenti, meglio affidarsi, come già fanno con l'esame di terza media, ad un colloquio in remoto negli esami di Stato e ovviamente degli alunni. Dunque, scuola del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, maturità meglio a distanza e niente voti alle elementari. Ci cioè, fate sapere se ritenete opportuno i metodi li vedete in sovraimpressione. Apriamo allora il telegiornale, arriva il decreto rilancio, aiuti per 55 miliardi a famiglie ed imprese, ma le opposizioni vanno all'attacco. Vediamo le misure introdotte in questo primo servizio.
Aiuti per 55 miliardi di euro a favore del sistema paese con quattro pilastri fondamentali: impresa, lavoro, famiglia e turismo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'atteso decreto rilancio e il presidente Giuseppe Conte ieri sera in conferenza stampa fa riferimento all'intervento come una premessa per concretizzare la ripresa dell'Italia. Nel testo ci sono 190 milioni di incentivi al personale sanitario, l'accordo tra governo e regioni per velocizzare il pagamento della cassa integrazione direttamente dall'INPS, intesa poi sulla regolarizzazione dei migranti ed emersione del nero. La principale misura di riduzione fiscale presa con il decreto rilancio è lo stop alla rata IRAP per le imprese 16 miliardi con sconti fiscali e in bolletta sul lavoro 25,6 miliardi. L'indennità per i lavoratori autonomi, la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente appena il decreto andrà in gazzetta. Senza bisogno di fare domanda, tutti coloro che l'hanno già avuta avranno un secondo bonifico da parte dell'INPS. Per le famiglie 1,2 miliardi sulla scuola, 1,45 miliardi con lavori nelle aule e 16.000 professori assunti, maturità in sicurezza e niente, 6 politico, 4 miliardi, il capitolo sul turismo con incentivi fino a 500 euro per le famiglie composte da 3 o più persone. Misure per reggere il colpo e ripartire, ha affermato il ministro all'economia Roberto Gualtieri, ma le opposizioni incalzano. I primi messaggi ricevuti, spiega il leader della Lega Matteo Salvini, sono di italiani fra il preoccupato e l'arrabbiato. Il ministro Bellanova ha pianto per i problemi dei poveri immigrati da regolarizzare. Ci si sarebbe aspettati impegno e sofferenza per cittadini italiani in difficoltà. Non basta elencare i soldi che si investiranno, ha detto invece il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. I soldi devono arrivare rapidamente, altrimenti siamo alle chiacchiere e alle promesse. Ma sulle riaperture previste a partire dal 18, quindi da lunedì prossimo, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga va cauto e anzi attacca. Servono regole diverse, il protocollo INAIL è inapplicabile. Sulle distanze il Friuli Venezia Giulia farà come il Veneto, il servizio. Si è battuto come un leone davanti al ministro Francesco Boccia, pur di portare a casa la vittoria della riapertura anticipata di tutte le attività commerciali ancora rimaste chiuse. E alla fine Massimiliano Fedriga ha portato a casa una bella vittoria, ottenendo che per bar, ristoranti, oltre che parrucchiere ed estetiste, l'apertura il 18 maggio anziché al 1 giugno. Bene, si dirà. Anche perché è stata una battaglia spinta da tutte quelle attività che dovevano essere le ultime a riaprire, secondo il governo. Eppure sono le stesse ora a pensare che forse sarebbe stato meglio aspettare. Questo incredibile dietrofront è dettato soprattutto dal fatto che le linee guida sul come si potrà riaprire sono arrivate dopo l'ok al governo, mettendo in difficoltà i commercianti che, a pochi giorni dalla riapertura, si trovano ad avere a che fare con disposizioni a volte davvero troppo limitanti. Ecco allora che lo stesso Fedriga esprime più di qualche perplessità. Lui stesso ha dichiarato proprio oggi, per quanto riguarda il tema delle riaperture, che bisogna mettere in campo delle regole che siano applicabili e le linee guida INAIL, per la gran parte, non lo sono. Dire che la gente può aprire, ma con delle regole che di fatto non permettono di farlo, è un problema vero, ha dichiarato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia in collegamento televisivo questa mattina, annunciando che domani ci sarà un altro incontro tra Stato e Regioni. Domani, dichiara Federica, avremo un incontro con i ministri Boccia e Speranza per fare presente che noi dobbiamo fare delle regole che garantiscano sì la sicurezza, ma che possano essere applicabili, ha ribadito Fedriga. Altrimenti facciamo l'ennesimo magnifico scritto burocratico che però poi le aziende non saranno in grado di applicare. Dunque, l'avevo anticipato prima, ci ha raggiunto in studio il sindaco della città di Pordenone, il dottor Alessandro Ciriani. Sindaco, ben ritrovato. Grazie, Grazie grazie per essere tornato nei nostri studi. Dunque, Veneto e Friuli Venezia Giulia che fanno da apripista, contestano queste direttive arrivate dall'INAIL, ma il tempo ormai stringe, lunedì si riprende, si riparte, almeno per i più fortunati. Ecco, che ripartenza lei immagina nella sua città? A Pordenone, lei che in questi giorni è stato poi tra altre cose alle prese con i conti, ha fatto veramente i conti al centesimo mettendo importanti risorse dal bilancio, anche se qualcuno dai banchi dell'opposizione ed ex amministratore della precedente maggioranza sembra essersi preso anche dei meriti. Ma guardi, io vedo una ripresa col freno a mano tirato per una serie di ragioni. La prima è quella che avete appena
presentato, e cioè delle norme di distanziamento e di prevenzione che rischiano di essere cervellotiche e inapplicabili dagli esercizi commerciali, dai ristoratori, dalle pasticcerie, dalle gelaterie, dagli artigiani e dai commercianti. Per cui è giusto non abbassare la guardia rispetto a qualche settimana fa in cui vivevamo reclusi, ma è anche corretto consentire a chi deve operare di poterlo fare onde evitare di chiudere definitivamente. Gli ammanchi, le emorragie economiche che ci sono state nel comparto economico pordenonese, come nel resto d'Italia, sono state gravissime, e conseguentemente un'azienda che si trova ad avere dei titolari, dei dipendenti e una filiera che arriva fino ai fornitori che non può funzionare normalmente, rischia di fare ulteriori debiti, di non poter andare avanti, di non poter contribuire alla crescita e alla ripresa del nostro territorio. Quindi, primo è la difficoltà delle norme, la seconda è quella dei finanziamenti. Attendiamo ancora che venga pubblicato questo santo, benedetto decreto aprile, che è diventato decreto di metà maggio, perché fino ad oggi soldi veri le imprese ne ha viste molto pochi. Lasciamo stare i grandi colossi, le grandi aziende, quelle che magari avevano le spalle larghe, ma parliamo di tutto quel tessuto di piccole e medie imprese che attendeva dei provvedimenti risolutivi che ad oggi non ci sono, ed è tardi. Ed è tardi, perché nel resto d'Europa non si è atteso così tanto. Quindi ci auguriamo per davvero che ci siano 55 miliardi veri, e ci auguriamo per davvero che siano misure che possono dare ristoro alle aziende piccole e medie, anche al sistema delle famiglie e anche al sistema degli enti locali. Si parlava di 3 miliardi e mezzo che sono insufficienti, non lo dico io, ma l'ha detto il presidente dell'ANCI nazionale De Caro, che tra l'altro è del PD, lo dice il presidente dell'ANCI Veneto Conte, che è del PD, lo dice il sindaco di Rimini, lo dice il sindaco di Venezia. Insomma, c'è una trasversalità nel lamentare la scarsa attenzione nei confronti degli enti locali. Speriamo, ripeto, ma non c'è ancora un testo, che questo decreto possa al più presto portare della liquidità nelle tasche degli operatori economici, perché noi non abbiamo bisogno di sussistenza, non abbiamo bisogno tanto di reti di emergenza, reti di cittadinanza, abbiamo bisogno di consentire alle imprese di lavorare per creare occupazione, che è il primo sistema di protezione sociale che va nel nostro territorio, a differenza di altri. Infine, noi stiamo mettendo a punto una serie di interventi, non li abbiamo ancora presentati, dobbiamo farlo sabato, abbiamo ritardato, perché? Perché non sappiamo cosa contiene il decreto nazionale, e quindi è inutile che diciamo che mettiamo risorse per la COSA, per l'IMU, per la Tari, se magari interviene lo Stato. Quindi l'opposizione prima dovrebbe sollecitare il proprio governo a velocizzare queste procedure, perché siamo stanchi di aspettare. La seconda cosa, guardi, francamente, che uno si prenda la primogenitura di dire che gli spazi pubblici devono essere occupati per il doppio da parte di ristoranti, alberghi e ristoratori, per consentire loro di non avere problemi rispetto alle distanze, ma che si tenga questa primogenitura. Sono mesi che ne parliamo. Guardi, francamente, in un momento come questo, le meschinerie per cui sono arrivato prima io, sono arrivato prima tu, mi lasciano anche abbastanza perplesso sulla, voglio dire, mi fanno parlare di una certa povertà politica di una certa opposizione, perché per il resto in questi mesi mi devo dire che i rapporti sono stati improntati, come dire, al rispetto reciproco. Eravamo in una crisi senza precedenti e credo che il profilo istituzionale sia quello assolutamente da seguire in queste settimane. Rapidissimamente invece, sindaco, una città che riparte anche dal punto di vista dei lavori pubblici. Abbiamo riaperto i lavori per quanto riguarda la viabilità, la rete fognaria, l'abbattimento anche delle barriere architettoniche, vedasi appunto via De Paoli, e anche poi la questione della casa dei giudici di pace, per esempio. Guardi, parto proprio da questo. Oltre sempre, alla scuola di cui abbiamo parlato ieri. Parto da questo perché ieri in commissione sempre il famoso rappresentante dell'opposizione, Nicola Conficoni, chiedeva di passare alcune spese di investimento, cioè per le opere, alla parte corrente, cioè per i sussidi e i sostegni. Si è chiaro che il Comune ha coperto 3 milioni e mezzo di buco di mancate entrate legate alla crisi, ne metterà altrettanti più o meno attraverso quello che riuscirà a racimolare a favore delle famiglie e delle imprese. Però pensare che fino a qualche mese fa ti dicevano no, guarda che devi mettere più soldi per gli investimenti, adesso che gli investimenti li hai messi in sicurezza non va bene mettere la parte corrente, o è schizofrenia o è, mi scusi, malafede. E io invece continuo a dire all'opposizione che bisogna tenere un profilo istituzionale. Veniamoci incontro. Bolzonello l'altro giorno ha ringraziato Fedriga per il livello istituzionale che ha mantenuto, e quello che vogliamo fare anche noi, cioè fare una manovra condivisa per tentare di mettere in campo degli strumenti, per quanto limitati, parliamo di un comune, per contribuire alla ripresa economica di Pordenone fiaccata dalla crisi. Detto questo, quando parliamo di decine di milioni di euro che questo comune ha recuperato attraverso la regione, attraverso l'Europa, attraverso i ministeri, parliamo di decine di milioni di euro che daranno lavoro alle persone, alle imprese. Il comparto delle
dell'edilizia, il comparto dell'urbanistica, il comparto dell'acquedottistica, il comparto delle fognature, sono comparti che generano lavoro e ricchezza, e questa ricchezza viene redistribuita, per cui è bene che questi soldi, invece che restare fermi, vengano iniettati nel sistema della città per consentire alle aziende di lavorare. Queste aziende che lavorano comportano operai che poi mangiano, che poi spendono, che poi vanno a mangiare la pizza. È una filiera importante che va irrobustita e preservata, uno per ottenere gli obiettivi di migliorare la qualità della vita della città e due per dare un contributo non assistenziale ma di sostanza, che è diverso, alla ripresa economica della città. Sindaco, allora grazie. Ci grazie a voi. Prossimi appuntamenti, magari poi anche assisteremo assieme alla rinascita, alla fase 3, la chiamo così, no? La fase 3 che interesserà a partire dal 18 maggio Pordenone, magari nei prossimi appuntamenti ne parleremo insieme. Grazie ancora per grazie essere stato a voi, con grazie noi. A voi. La Camera di Commercio di Pordenone Udine è scesa in campo per aiutare le aziende associate a gestire la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Ha oggi presentato un'applicazione chiamata Elio che permette di gestire le prenotazioni per accedere al negozio o a un'attività da parte dei clienti che attraverso il cellulare possono scegliere giorno e orario e tra altre cose presentarsi alla porta in tutta sicurezza evitando code e soprattutto assembramenti. Si chiama Eilo e consentirà ai negozi, studi medici, ristoranti e uffici di evitare code e assembramenti. La nuova app presentata dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine consentirà di aiutare le aziende associate a gestire la fase 2 dell'emergenza coronavirus, permettendo di gestire le prenotazioni per accedere al negozio o all'attività da parte dei clienti. Questi ultimi, attraverso il cellulare, potranno scegliere giorno e orario e presentarsi alla porta in tutta sicurezza, evitando code e assembramenti. Eilo, in buona sostanza, nello stravolgimento causato dal coronavirus, cerca di mettere un po' d'ordine. Ma come funziona? Eilo genera un QR code univoco con i dati della prenotazione che viene letto dall'app del negoziante, che così può permettere l'accesso al punto vendita del cliente. Ad accompagnare il nome della nuova app Eilo, disponibile dal 1 giugno, c'è una promessa di semplicità per poter aiutare cittadini, ma soprattutto ristoratori, baristi, parrucchieri, estetisti, operatori del turismo, a gestire le prenotazioni e gli accessi, evitando sovrapposizioni e assembramenti. In questa fase 2 che li vedrà presto tornare al lavoro dopo due pesantissimi mesi di lockdown. A realizzarla è il team friulano di Eilo, capitanato dall'amministratore delegato della startup omonima Pietro Antonini. Un saluto ai telespettatori di Telepordenone, io sono Pietro Antonini, amministratore delegato di Eilo. Eilo è la nostra app di prenotazione e controllo degli accessi pensata per agevolare cittadini ed imprenditori in questa fase 2 della pandemia da coronavirus. La nostra app è estremamente semplice, in pochi passaggi un utente una volta registrato può trovare le attività che gli interessano, prenotare l'accesso e poi accedere all'attività nella data desiderata scansionando un QR code. Sostanzialmente, per renderla semplice a livello tecnico, quando un'attività si iscrive ad Eilo viene generato un QR code univoco che può essere scansionato appunto dagli utenti all'ingresso dell'attività per segnalare la propria presenza. Questo ci consente ovviamente di evitare gli assembramenti e le code al di fuori di una singola attività e di consentire un flusso di prenotazioni estremamente semplice da gestire sia per il cittadino che per l'imprenditore. Eilo è pensata per poter funzionare praticamente su tutti i settori attualmente, diciamo, in difficoltà in questa pandemia. Principalmente ovviamente parliamo del lato degli esercenti, quindi bar e ristoranti, ma parliamo anche del settore turistico, quindi parliamo di spiagge, parliamo di alberghi. Oltre a questo abbiamo ovviamente pensato che all'interno si possano inserire qualsiasi genere di attività come uffici, quindi possiamo parlare dall'avvocato al commercialista, al fisioterapista, perché no, anche delle cliniche, proprio perché il nostro sistema di prenotazione è pensato per essere fruibile da chiunque, in maniera semplice e diretta e per semplificare la vita a tutti. Dunque, la tecnologia a supporto e in supporto non soltanto degli esercenti, ma soprattutto anche dei clienti, che sono poi quelli che usufruiscono del prodotto finale. Io so che oggi pomeriggio lui ha avuto un incontro con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Ve lo presento, Alberto Cicuta, direttore di Confesercenti Friuli Venezia Giulia. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia.
Dunque, senza entrare troppo nel dettaglio, che cosa vi siete detti? Niente. Lei e Massimiliano Fedriga oggi, se ci può anticipare qualcosa. Io assieme al presidente regionale Mario Marini e al vicepresidente Marco Zoratti abbiamo avuto un incontro col presidente Fedriga intorno all'una a Trieste. Abbiamo, oltre ad aver presentato la nostra studio, la nostra analisi sul numero di imprese che rischiano la chiusura nella fase 2, che sono circa 7.000 imprese del nostro comparto nel territorio regionale, siamo andati un po' più sul dettaglio, su soprattutto le norme del distanziamento. Quindi Fedriga pare orientato a non utilizzare le norme molto restrittive dell'INAIL, ma andrà sulle norme già sottoscritte dalle associazioni di categoria. Faccio un esempio, per la ristorazione forse adotteremo le norme della FIEPET e della FIPE, che sono le associazioni di categoria dei pubblici esercizi, della Confcommercio e della Confesercenti. È una buona notizia, noi eravamo arrivati là già con delle proposte tipo i distanziamenti che sono adottati in Svizzera, che sono molto meno restrittivi dei nostri, soprattutto sui gruppi, cioè non prevede il distanziamento dei tavolini tra le varie persone, ma un gruppo solo arriva all'interno del ristorante e può sedersi sul singolo tavolo senza distanziamento. E idem avevamo cercato di proporre, perché ieri la regione Emilia-Romagna ha proposto ulteriori misure meno restrittive sia nei pubblici esercizi che nei stabilimenti balneari. Quindi c'è un tentativo da parte di Fedriga di venire incontro alle nostre imprese associate, perché molti, se dovessero adottare le regole dell'INAIL, prevedono di non aprire, mantenere chiuso il ristorante e fare solo l'attività di vendita take away o consegna a domicilio, perché non c'è un vantaggio economico, perché il numero di posti sono molto inferiori. Direttore, lei ha parlato di 7.000, oltre 7.000 sì. Attività che secondo una vostra indagine non potrebbero o non sarebbero in grado di ripartire e di riprendere. Che sensazione c'è? Che animo si respira tra i vostri associati in questo momento? Come le diceva, tra altre cose, in assenza di normative specifiche che ti dicano sì, puoi fare così, no, non puoi fare così. Allora, le aziende a noi associate, o anche quelle che, del comparto, per intenderci, noi seguiamo il comparto commercio, quindi in grosso e dettaglio, pubblici esercizi e l'ambito dell'ospitalità, quindi alberghi. E c'è un po' di altalena emotiva, si parte dal massimo entusiasmo nel tentativo di, c'è una voglia di riprendere, ma c'è anche una paura enorme che quello che troveranno una volta che si riapre sia un mondo completamente diverso dalla chiusura. Molte aziende poi sono, le nostre aziende sono molto piccole, non sono strutturate, sono fatte da imprese individuali, società di persone, quindi sono praticamente aziende familiari e quindi vivono con quello che riescono a incassare giornalmente. 2 mesi di lockdown, se non di più, è probabilmente una fase 2 particolarmente lunga, con incassi ridotti, porteranno alla chiusura di tante imprese se non ci sono interventi effettivi da parte del governo della regione. Ci fa ben sperare questo nuovo decreto rilancio, anche se non abbiamo letto, ci fa ben sperare il decreto legge 90 approvato ieri dalla regione. Dobbiamo leggere esattamente i numeri e cosa effettivamente riesce a arrivare al territorio. Certo. Perché le faccio un'ultimissima domanda. Noi in questi giorni abbiamo seguito molto il comparto del commercio, soprattutto bar, ristoranti, pizzerie e anche poi il comparto dell'artigianato, estetisti e parrucchieri. E dice, siamo sfiduciati, ormai non crediamo più a nessuno. Lei prima parlava dei 50 intrinseco dei 55 miliardi promessi ieri. Questa volta c'è da crederci o c'è una diffidenza a priori nei confronti di questo modus operandi del governo? La diffidenza a priori c'è, perché quando ho visto il decreto liquidità ero molto felice, perché c'era un'iniezione di liquidità a favore delle imprese notevoli, quindi si pensava che quello fosse un inizio di aiuto da parte dello Stato alle imprese. Di fatto, vuoi per lungaggini burocratiche, soprattutto accordi tra le banche devono un attimino capire come funzionava il sistema, il risultato non è stato quello sperato. Faccio un esempio, in regione Friuli-Venezia Giulia sono circa 7.000 domande accettate,
con questa tipologia di richiesta di garanzia. Quindi se tanto mi dà tanto, il decreto di liquidità mi ha dato questi risultati dopo un mese, ho paura che i risultati del decreto rilancio possa dare i primi risultati nel mese di luglio, che è già tardi. Quello è il problema. Terremo monitorata la situazione, intanto io devo dire grazie ad Alberto Cicuta, direttore di Confesercenti del Friuli Venezia Giulia, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora per essere stato con noi. Cambiano le regole per i ristoranti, si sarà vicini solo a familiari e conviventi, almeno 2 metri tra i tavoli, mascherine obbligatorie, quando si paga e si va in bagno. Sentiamo il presidente dell'ASCOM provinciale di Venezia, Massimo Zanon. Nuovo disciplinare che riguarda anche le attività di ristorazione, distanziamenti tra i tavoli, separè, obbligo di mascherine per chi si reca in bagno a pagare, insomma tutte delle misure nuove a cui il comparto dovrà adeguarsi. Ecco, qual è la vostra posizione? Ma è chiara, la stiamo dicendo a tutti, a qualsiasi latitudine di questo nostro paese. Siamo fortemente arrabbiati perché non si è minimamente immaginato che oltre alla salute delle persone bisogna in qualche modo valutare attentamente di non uccidere per altri motivi le imprese e di conseguenza anche molte persone vanno in una disperazione totale. Se c'è un metro di distanza che si deve mantenere nella distanza normale, non si riesce a capire perché in un ristorante deve diventare 4 volte tanto. Non si riesce a capire perché noi dobbiamo essere responsabili di quello che può succedere a terze persone, che siano nostri collaboratori o che siano nostri clienti, relativamente alla pandemia. Non si riesce a capire, ancora una volta, in base a quale ragionamento si può immaginare che l'Italia, che è fatta di piccole e medie imprese, soprattutto nel campo del food, che ne ha fortunatamente da un punto di vista dell'attrazione tutti i centri storici strapieni, che hanno spazi piccolissimi, potrebbero affrontare con queste condizioni la possibilità di riaprire. Quindi l'arrabbiatura è totale, perché ci rendiamo assolutamente conto che se è difficile finanziare le chiusure obbligatorie, diventa ancora più difficile immaginare di partire rimanendo chiusi. Dobbiamo immaginare che lo Stato faccia un attimo di riflessione, che quelle grandi menti che hanno chiamato a fare le scelte non siano così grandi da non capire assolutamente nulla, ed è il nulla da sottolineare, e di ritornare alla realtà. Se un metro è poco, facciamo 1,5 metri. Se 1,5 metri è ancora poco, al massimo arriviamo a 2, ma non facciamo diventare il tutto un mortuorio, perché al ristorante non ci può più andare nessuno. Piano riaperture che fa discuterne, parliamo nell'approfondimento in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti, a voi la linea. Sì, grazie, con Fabiano Barbisan, perché il Veneto insomma sta proponendo un piano di riapertura a sé, al di là delle linee guida dell'INAIL. Ma che cosa ne pensate del nuovo decreto rilancio anche sul tema dell'agricoltura, visto che lei è anche ovviamente afferrato sull'argomento, anche per quanto riguarda le regolarizzazioni? Ma in maniera molto semplice faccio un esempio. Andando in gita, andando in vacanza, andando in crociera, sbarchiamo in un porto a Tunisi, in Algeria, subiamo un furto dei documenti, li perdiamo, cosa ci succede? Cosa possiamo fare? Andiamo all'ambasciata, ci facciamo regolarizzare per ritornare a casa. Ecco, io metto lì una domanda. Quindi questi signori che arrivano, nessuno li vuole cacciare, ma è fuori dal tempo, fuori dalla luna, pensare che possono andare nella loro ambasciata, visto che dichiarano, arrivano dal Ghana, dalla Somalia, dalla Nigeria, anche paesi che non sono in guerra. Quindi, ma anche coloro che sono in guerra dicono: arriviamo da Aleppo, dalla Siria, andiamo all'ambasciata siriana e ci facciamo fare i documenti. Quindi non vedo tutta questa frenesia. Dal punto di vista agricolo, io ripeto sempre che servono persone specializzate.
oltre a persone che abbiano voglia di lavorare. Però è anche una forma di lotta contro il caporalato, per esempio. Sì, il caporalato appunto agisce quando questa gente non viene messa in regola, magari, quando questa gente, anche se viene messa in regola, perché il caporale lavora su tutto il fronte, quindi crea una cooperativa e porta a lavorare questa gente a prezzi che sono i prezzi che normalmente viaggiano nei paesi dell'est, quelli appena entrati in Europa. Ma lo scandalo è che uno si chiede i documenti, trova lavoro, cerca lavoro con la volontà di cercare lavoro, dopodiché 10 anni, bene, ha diritto a diventare cittadino. Senta, ci tengo a avere un suo parere. Questo decreto rilancio da 55 miliardi di euro, come lo giudica? Ma allora, prima di tutto dico che sarebbe ora che venissero distribuiti, perché noi abbiamo assistito a proclami, io non voglio fare polemica politica perché siamo ancora in emergenza, se non proprio piena, in parecchio in stato di emergenza, però sarebbe ora che venissero davvero ridistribuiti, perché questa potenza di fuoco non si vede, soprattutto non abbiamo continuamente gente che è in estrema difficoltà. Parlo di partite IVA, parlo di lavoratori, parlo di migliaia e migliaia di persone che aspettano di andare al mare a farsi la stagione. Noi abbiamo le spiagge, ecco, quindi se vengono a mancare 9 miliardi, diciamo 7 qualcosa, mancano dalle tasche dei cittadini che non vanno a lavorare. Adesso le misure che sono fatte, ma io le ho viste in bozza, spero vivamente che, come il ministro Boccia ha dichiarato, lasci alle regioni di mettere mano, perché così come sono state proposte la vedo dura. Non voglio fare terrorismo, io sono sempre stato un entusiasta e quindi i veneti, i cittadini troveranno la maniera. Bene. Ma non si parla di escamotage, si parla di modo di lavorare onestamente, in regola, cercare di riprendere un lavoro che è stato fermato, bloccato. Bene. Malauguratamente. Grazie a Fabiano Barbisan per essere stato con noi. Linea che può tornare a Pordenone. A poche settimane dall'inizio dell'estate, l'Austria non è propensa ad aprire i confini con l'Italia. Da Bruxelles abbiamo sentito l'eurodeputata Rosanna Conte che dichiara: non ancora eliminati i rischi per un corridoio che taglia fuori le nostre spiagge. Il servizio. Rosanna Conte, eurodeputata della Lega, la Commissione ha presentato le linee guida per l'Europa, parliamo di turismo e non sembra, insomma, che l'Italia ne esca bene. Lei che cosa ne pensa, visto che anche nei giorni scorsi si è fatta sentire su questo tema? Buonasera Alessio, spero che l'Italia stia tutti bene. Il turismo continua ad essere massacrato sia in ambito europeo sia soprattutto in ambito nazionale. Infatti, mentre noi in Italia stiamo discutendo di pannelli in plexiglass, di distanze, degli ombrelloni, altri paesi qui stanno predisponendo delle alleanze strategiche che tagliano fuori del tutto l'Italia, con ulteriori penalizzazioni nei confronti dei nostri operatori turistici. Le linee guida presentate per il turismo dalla Commissione europea non lasciano dubbi nell'indicare il percorso che si deve seguire. Ovvero l'eliminazione delle restrizioni ai confini tra Stati membri e un approccio graduale dell'allentamento che deve venire tra aree e paesi con situazioni di rischio sufficientemente simili. Ciò significa a questo punto che l'Italia verrebbe completamente isolata. Quindi c'è ancora questo rischio, onorevole, c'è ancora il rischio. Assolutamente sì, in quanto secondo gli altri paesi l'Italia ha proprie limitazioni negli spostamenti interni e non sarebbe in grado quindi di offrire le garanzie necessarie di sicurezza per l'apertura dei confini. Però cosa succede? Abbiamo visto che l'Austria ci ha pensato subito, ha inasprito la situazione annunciando immediatamente che aprirà le frontiere alla Germania e alla Repubblica Ceca, favorendo così la Croazia e danneggiando l'Italia, che invece dovrà attendere ancora. Praticamente rischiamo un isolamento completo, vero e proprio, con una concorrenza sleale notevole, mentre il nostro governo sta
tranquillamente a guardare. Questa è veramente una situazione vergognosa, a parere mio, è inconcepibile. Io, come sa, l'ho denunciato più volte, anche interrogando la Commissione, chiedendo che intervenga con urgenza. Che risposte ha avuto? Però, che risposte ha avuto? Le risposte, loro dicono, l'Europa dice che loro hanno solo il potere di coordinare per quanto riguarda il turismo e il rapporto tra stati, di coordinare e dare queste linee guida. Poi se si creano questi corridoi e sono gli stati membri che devono attivarsi e quindi è lo Stato dell'Italia che deve rassicurare gli altri stati confinanti con i quali appunto abbiamo rapporti per il turismo, per il comparto turistico. Per noi è molto grave perché lo Stato italiano non sta facendo assolutamente niente. Dichiarazioni che fanno discutere, ne parleremo tra pochissimo anche con Flavio Caramia. Intanto, a proposito di chiusure e aperture, il transito sul territorio sloveno è autorizzato a patto che si esca dal paese entro le 24 ore. Chi dunque è diretto in Croazia può passare? Diversamente, ovvero per chi entra in Slovenia dall'estero e conti di restarci per più di 24 ore, è prevista una quarantena fiduciaria di 7 giorni. Durante l'ultimo giorno di quarantena è obbligatorio il test al virus SARS-CoV-2. Non è ammesso l'ingresso in Slovenia per motivi turistici o per l'acquisto di carburante. Attenzione, quindi, se pensate di risparmiare vi fregano, non mi fanno neanche entrare. In Croazia le persone autorizzate ad entrare, oltre ai cittadini croati, sono i cittadini dell'Unione Europea che accedono al paese con una di queste ragioni: commerciali, lavorative, per il possesso di immobili o imbarcazioni in Croazia e per eventuali motivate urgenze, ad esempio i funerali. Chi dunque possiede una seconda casa o una barca in Croazia può recarsi nel paese senza restrizioni sulla quantità di tempo che è possibile trascorrervi. La questione turistica, anche questa è importante, si va verso una riapertura in vista della stagione turistica, ma per il momento non c'è stata una chiara indicazione in questo senso. E siamo ormai oggi il 14 maggio, ormai alle porte veramente dell'inizio della stagione turistica. Torna nei nostri studi il dottor Flavio Caramia, presidente dello Yachting Club di Aprilia Marittima. Ben ritrovato presidente, grazie per essere in nostra compagnia. Poi salutiamo anche, buonasera dottore, monsignor Angelo Santarossa, che puntuale come un orologio svizzero è tornato anche lui nei nostri studi. Io parto da Flavio Caramia. Io devo premettere che qualcuno, qualche malalingua, no, dice: ma viene a Telepordenone per difendere i suoi interessi, non ha né alberghi, né ristoranti, né pizzerie, né centri estetici. Lui è un semplice presidente di un'associazione, di un club. Dunque abbiamo già tagliato la lingua a chi questo ce l'ha magari importante, un po' troppo lunga. Dunque, abbiamo sentito adesso la questione europea, aperture, non aperture, certo, l'Austria, la Slovenia, la Croazia. Un turismo massacrato, come diceva Rosanna Conte. Ci potrebbero essere delle ripercussioni importanti tra qualche giorno per la nostra regione. Cosa ne pensa, cara mia? Guardi, la situazione è molto grave. La situazione è molto grave perché in pratica l'Austria e la Germania ci stanno tagliando fuori, sia l'Italia che la Spagna, e stanno indirizzando i loro connazionali verso la Croazia e la Grecia. E questa è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Forse hanno interessi, ma comunque, e ci vogliono dare a noi, e stanno indirizzando verso le nostre strutture alberghiere, verso il nostro turismo, russi e cinesi. Beh, noi accettiamo tutti, accettiamo. Ma il fatto che ci dico che noi siamo un siamo contagiati ancora da Covid-19, è vero, ma è vero anche che questo Covid è presente anche in Croazia e anche in Grecia. Noi dal primo momento l'Italia ha fatto i tamponi, ha fatto i controlli e ha reso pubblici i risultati con assoluta trasparenza, e siamo stati trasparenti al 100% per la tutela degli italiani e anche degli altri. Ma mi chiedo, ma l'Austria e Germania, che sono tanti provenuti ai nostri riguardi, hanno fatto e hanno pubblicato i veri dati del risultato della loro indagine sul Covid-19? Questo mi sorge anche una domanda, anche una curiosità. Il mio interesse. Ci sarebbero dei numeri falsati se questo. Ma se non... questo sì, perché è impossibile che il Covid abbia solo assalito l'Italia e non abbia assalito le altre nazioni d'Europa, visto che parliamo di una pandemia. Il nostro interesse è quello di far sì che la gente possa lavorare, che gli artigiani possano lavorare, che i stagionali possano lavorare.
non si può scherzare, il lavoro è dignità e tutti quanti devono avere la possibilità di lavorare per mantenere le loro famiglie. Per cui qualche interesse che ci sia, è bene che venga meno e lasci che la gente possa venire da noi a soffrire le nostre strutture che sono veramente all'avanguardia e c'è la massima ospitalità. Certo. In questi giorni, caro dottor Caramia, si sta parlando anche di un'altra vicenda, quella di Silvia Romano, che è rientrata, insomma, dopo una prigionia, i legami con i terroristi, i riscatti. Beh, io so che Flavio Caramia sta seguendo da vicino la situazione, come tra altre cose un po' tutti, anche magari Monsignor Angelo Santarossa. Ma volevo chiederle un suo punto di vista, che guardi non soltanto la questione del riscatto ai cosiddetti haters, gli odiatori via social, e soprattutto anche la questione poi della conversione forzata, verrebbe da dire. Guardi, io ammiro moltissimo tutti coloro che sentono il desiderio del volontariato, ma il volontariato in alcuni posti come il Kenya non è che si possa fare facilmente. Allora è bene sia che chiunque fa il volontariato si appoggi alle grosse organizzazioni, perché la grossa organizzazione tutela anche chi fa volontariato. Per quanto riguarda la signora Silvia Romano, ecco, una cosa che a me francamente mi avrebbe fatto piacere è che sarebbe scesa da quell'aereo avvolta in tricolore, che sarebbe stata una maniera di ringraziare 60 milioni di italiani che hanno comunque contribuito a pagare il suo riscatto. Ma un'altra cosa mi sarebbe piaciuto anche che avrebbe dato un abbraccio simbolico alle persone incappucciate che erano con lei, che sono scesi, che le nostre intelligence, che sono persone delle nostre intelligence e che una struttura altamente qualificata e professionalmente all'avanguardia, come tutti quanti ci riconoscono. Quindi mi sarebbe piaciuto che lei, come prima cosa, avesse ringraziato sia il Paese Italia che anche le persone che hanno lavorato per 18 mesi affinché la signora Silvia venisse rilasciata, no? E poi la parte politica. Ora, tutti hanno scritto su questa storia, tutti hanno fatto, però francamente è da analizzare un po' tutta la situazione e eventualmente in futuro prevenire il volontario che va in quei posti sprovveduto, perché non ci possiamo permettere di pagare riscatti come 2 anni fa abbiamo pagato 12 milioni di riscatto, 4 milioni adesso, senza tenere conto dell'attività di intelligence per 18 mesi in quei posti là, ripeto, senza tenere conto i costi, comunque hanno dei costi. Ecco, quando in questo momento storico il nostro paese ha bisogno di risorse economiche per far sì che la gente possa mettere insieme il pranzo con la cena, anche nel ricchissimo nord-est. Questo è il punto di vista allora di Flavio Caramia, presidente dello Yachting Club di Aprilia Marittima. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Parlavamo prima di scuola, ritorno, rientro, esami elementari e quant'altro, binomio scuola ragazzi. Allora ce ne parla Monsignor Angelo Santarossa. Ben ritrovato, Monsignore. Grazie, buonasera. Vi faccio un po' pensare, ma non vi faccio venire mal di testa. Perché parlo anche a nome soprattutto degli studenti delle scuole superiori, delle scuole professionali, delle scuole scientifiche e vorrei dire ai genitori, voi siete un po' contenti che le maestre danno compiti per casa ai vostri figli delle scuole elementari, delle scuole medie, perché così mentre voi siete al lavoro siete tranquilli, i nonni badano ai vostri figli, speriamo. Però vi siete mai domandati che quando tornate a casa stanchi dal lavoro dovreste sedervi anche voi e cercare di aiutare i vostri ragazzini a fare i compiti? Così dopo aver lavorato 8-10 ore completate la giornata facendo lezione, perché i vostri genitori, cioè i nonni, non sono in grado di aiutare i vostri figli a fare i compiti, perché la didattica che viene usata oggi noi l'abbiamo solo immaginata in tempi lontani, quindi non possono essere di nessuno. Per cui non chiedete alle maestre di dare ogni giorno compiti nuovi da fare. Casomai potrebbe essere utile fare un ripasso, so che voi dovete terminare il programma scolastico, dovete arrivare perché siamo agli sgoccioli, però non caricateli di altri compiti, lasciateli vivere, visto che possono anche muoversi. Ma il problema più grosso è degli
adolescenti e dei ragazzi delle scuole superiori, i quali sono costretti per 4, anche 5 ore al giorno stare al computer perché vengono fatte 4-5 ore di lezione. E voi pensate che a 15-18 anni si può stare tante ore non avendo a disposizione né laboratori né officine, e quindi una spiegazione, un compito dato soltanto così a voce, senza guardare in faccia l'insegnante e poterli fare particolari, e tantomeno senza i compagni di scuola, diventa una tragedia. Quella ragazzina di 15 anni che ha tentato qualche giorno fa di tagliarsi i polsi, pensate voi perché avevano detto per attirare l'attenzione con i genitori? No, perché è stufa di stare 4-5 ore al giorno al computer. Quella non è una scuola. Quella è un massacrare questi giovani, e ne avranno da fare gli psicologi quando si rientrerà, se Dio vorrà, nella normalità, perché? Perché intanto la testa comincerà a girare per altri lidi. Quindi meno compiti, speriamo che finisca tutto e che riprenda al più presto possibile una scuola con gli insegnanti e con i compagni. Ultima cosa, e vi chiedo scusa, voi mi vedete con i capelli lunghi, capelli bianchi perché giustamente è segno di saggezza, io dico che è segno soltanto di vecchiaia, perché io non sono fortunato come il mio direttore che ha il barbiere personale e devo aspettare lunedì sperando di trovare un barbiere che sia disposto ad aggiustarmi un po' meglio, per cui arrivederci a giovedì prossimo e buona cena, grazie. Allora, io le svelo un segreto e così lo sentono tutti. Il mio barbiere, anzi la mia barbiera, si chiama Alessandra ed è mia moglie. Ci siamo fatti, nel periodo di lockdown, ci siamo fatti arrivare dalla piattaforma virtuale, lo chiamo il rasaerba, no? il tagliacapelli, e con molta cura mi ha sistemato per ben 2 volte, altrimenti avrei i capelli fino alle spalle. Me l'ha proposto anche la mia assistente, ecco, ma non mi fido. Non si fida, vede. Sì. Punti di vista. Monsignore, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. I datori di lavoro rischiano un processo penale nel caso in cui un loro dipendente si ammali di Covid-19 sul posto di lavoro. Per tanti impresari regionali questa è un'ulteriore mazzata al loro lavoro, ma come funziona questa nuova normativa? Ce lo siamo chiesti, ovviamente le risposte le troviamo in questo servizio. Contagio da coronavirus in azienda? Sarà da ora considerato infortunio sul lavoro, con il rischio per l'imprenditore di finire persino in un processo penale, oltre che rimetterci il risarcimento. L'allarme arriva da alcuni datori di lavoro che rischiano un processo penale nel caso in cui un loro dipendente si ammali di Covid-19 sul posto di lavoro. Ma attenzione, perché a rischiare non solo i furbi o i negligenti, ma anche quei datori di lavoro che hanno diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19, dettate dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020. Come si può immaginare, questo non è affatto un problema da poco, anzi è un problema che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende, intimorite non solo dalle innumerevoli restrizioni, ma ora anche da questo rischio. A spiegare bene di cosa si tratta, l'assicuratrice Giorgia Casari. Buonasera ai telespettatori di Telepordenone, sono Giorgia Casari, agente della Casari Assicura di Udine, e in questo periodo di riapertura delle attività è essenziale chiarire un aspetto molto importante che può avere conseguenze devastanti per le aziende, e cioè la parificazione dell'infezione da Covid-19 a infortunio sul lavoro. Alla data del 4 maggio l'INAIL rende noto di aver già ricevuto oltre 37.000 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19, con 129 casi mortali. Del totale dei casi, più di 5.500 sono relativi ai lavoratori di settori non sanitari. Una percentuale notevole considerata la chiusura forzata della maggior parte delle aziende di questo periodo. Devi sapere che in seguito al decreto Cura Italia e dalla circolare INAIL, entrambe del 17 marzo, i contagi da coronavirus in occasione dell'attività lavorativa e durante il percorso casa lavoro sono considerati infortuni sul lavoro. Si parla veramente poco, purtroppo, delle ingenti conseguenze per un imprenditore di un focolaio di Covid-19 nella propria azienda. Se si verifica ad esempio il decesso di un dipendente e viene riscontrata la responsabilità del datore di lavoro da parte dell'INAIL,
perché ad esempio non sono stati forniti tutti i dispositivi di protezione individuale, o i dipendenti non sono stati formati correttamente in merito ai protocolli da seguire, la rivalsa sia dell'INAIL sia dell'INPS è certa, come anche la richiesta danni da parte degli eredi. Quindi questi sono i rischi, ma quali sono le soluzioni? La prima cosa è attivare in azienda tutte le misure di sicurezza e comunicarlo ai dipendenti perché possano collaborare attivamente. La prevenzione è la prima arma, ma potrebbe non bastare. Per questo è estremamente consigliato ai datori di lavoro verificare le coperture assicurative attive. È importante che la polizza di responsabilità civile abbia le corrette garanzie ed un massimale di almeno 5 milioni di euro e che la copertura di tutela legale dell'azienda sia operativa. Questo perché per prognosi di più di 40 giorni di un dipendente parte d'ufficio un procedimento penale nei confronti del datore di lavoro. Questi sono i punti salienti di questo argomento molto vasto, che merita però un approfondimento. È importante quindi che chi ha dei dipendenti si attivi per verificare che le coperture in corso siano adeguate, rivolgendosi ad un professionista competente. Arrivederci. Beh, è stata molto brava l'assicuratrice, ci ha un po' delineato il profilo e la situazione. Approfondimenti che poi andremo a fare anche nei prossimi giorni. Come approfondimento merita la situazione relativa alle autoscuole. Autoscuole che sono state al centro, no? Io ringrazio l'amico Stefano Starnoni, che è titolare dell'omonima autoscuola, agenzia. Per essere... Agenzia. Agenzia, ecco. Agenzia. Non me ne vogliono male gli amici delle autoscuole, perché sennò... No, per amor di Dio, mettiamo subito agenzia. Ecco, che appunto nei giorni scorsi sono sollevate delle questioni e situazioni che soltanto i tecnici poi sanno effettivamente con la loro bravura spiegare al pubblico. Oggi analizziamo, perché questa sarà poi l'inizio di una lunga serie di interventi, magari ci sarà anche una rotazione tra i vari colleghi. Sì, esatto. Parliamo del documento unico di circolazione. Allora io le chiedo, com'è la situazione attualmente? Si è detto tanto, ma la verità dove sta? Grazie direttore, buonasera a tutti e bentrovati. La verità è che il documento unico è passato in sordina con tutte queste problematiche legate al Covid, legate all'emergenza e quant'altro. È stato trascurato anche dai media, probabilmente anche a livello nazionale, perché io sinceramente sulle grandi televisioni non ho sentito nulla. E è passato questo concetto che dal 1° maggio in realtà di quest'anno e gli operatori di settore, per determinate tipologie di pratiche, hanno l'obbligo di effettuare le registrazioni con procedure telematiche particolari digitali, e l'esito di queste procedure dà il documento unico. Cerco di semplificare perché è molto tecnico e non è facile spiegare. Fondamentalmente non esiste più il certificato di proprietà, ancorché era stato diffuso digitalmente, cioè nasceva, una volta c'era il vecchio foglio complementare, poi è nato il certificato di proprietà. Dal 2015 questo certificato di proprietà era stato digitalizzato, adesso non esiste più, è nato il documento unico. Il documento unico, ecco, che corrisponde dal punto di vista visivo alla nostra attuale carta di circolazione. In realtà il supporto cartaceo che viene utilizzato dai professionisti è lo stesso, il medesimo, però i dati in essa contenuti sono integrati dai dati che prima riportava il vecchio certificato di proprietà, i dati del PRA. Sostanzialmente nel riquadro 1 viene riportata la parte anagrafica dell'intestatario, nella parte 2 c'è la parte tecnica dove c'è il telaio, tutti quei dati che sono sempre abituati a vedere noi tutti, i kilowatt, dalla cilindrata e quant'altro. Nel riquadro 3, quello che vedete, c'è la parte più descrittiva relativa ai pneumatici e alle eventuali revisioni, e la parte 4, quella finale dove vedete nell'angolo sotto in basso, sono i dati, la novità relativi alla parte PRA. Sostanzialmente c'è la fusione dei due documenti. Oggi il certificato di proprietà va a morire e diventerà obbligatorio, badate bene, è obbligatorio dal 1° giugno per tutte le prime immatricolazioni e per tutti i passaggi di proprietà. Voi mi direte, ma allora dal 1° maggio cosa è partito? In realtà sono partite alcune pratiche come le demolizioni, le esportazioni e quant'altro, cosa che diciamo al cittadino direttamente ancora non percepisce. Però dal 1° giugno
sarà obbligatorio per tutti gli operatori di settore produrre questo documento. Quindi quando vai a comprare la macchina dal concessionario, il concessionario ti darà il documento unico. Quando andrai a fare un passaggio proprietà dal concessionario da privato, l'agenzia o l'ente a cui si rivolge vi rilascerà il documento unico. E questo documento vale come carta di circolazione e titolo di proprietà. Ok? Questa è una grande novità, perché sotto questo c'è un concetto di abitudini, di modalità operative successive al documento unico, che ce ne sarebbe da aprire un mondo in questo momento, ma evidentemente non c'è il tempo, non c'è lo spazio, e mi auguro un domani di poterlo spiegare. Però attenzione cittadini, che è nato il documento unico e da questo momento in poi noi dobbiamo relazionarci con questa novità. Beh, mi sembra che l'inizio e il debutto di questa piccola rubrica all'interno del Telegiornale è stato molto positivo, anche grazie alla professionalità e competenza dell'amico Stefano Starnoni. Io la invito nuovamente, ovviamente assieme anche agli altri suoi colleghi, nei prossimi appuntamenti, così ogni settimana diamo delle pillole. Volentieri, è un piacere, un onore. I nostri telespettatori, i cittadini, possano un po' ambientarsi in questa giungla purtroppo di disposizioni, certo, che in questo periodo tra l'altro vengono rese ancora più difficili. In un momento anche dove i pubblici servizi della motorizzazione vengono erogati a giorni limitati e il pubblico registro automobilistico, ahimè, si è preso una grande vacanza e non sappiamo ancora se riaprirà o non aprirà, in che termini aprirà. Quindi viene deputato a noi professionisti tutto il lavoro, e per cui siamo a disposizione, noi e i miei colleghi. Bene, grazie ancora a Stefano Starnoni, che come ho detto appunto è titolare della omonima agenzia Pratiche Auto. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. E lei si è presa a cuore una situazione tenace, dura. Mi vorrei dire che è un capricorno, ma non è. È un sagittario appunto, no? Ma il carattere ovviamente è importante. L'avvocato Alessandra Marchi, che adesso ci racconta una storia di un animale che è finita a lieto fine. Ma grazie poi all'intervento e alla sua tenacia. Poi abbiamo anche delle foto che documentano un qualcosa interessante. E pensate che il nome di questo cagnolino, il cagnolino ha preso il nome della signora che di fatto ha fatto partire la segnalazione, senza la quale purtroppo adesso saremmo qui a parlare di una storia di diverso fine. Prego, avvocato. Sì, grazie. Questa sì, è una storia a lieto fine in un momento come questo in cui riceviamo soltanto brutte notizie, quindi sono doppiamente felice per questo motivo. Io tempo fa sono stata contattata appunto da questa signora disperata, perché da tempo vedeva dal terrazzino di casa sua un cagnolino, poi si è saputo essere una cagnolina, relegata in un terrazzo giorno e notte con un cappottino, con uno straccio per dormire. Qua la vediamo la cagnolina era stata salvata, no? Quindi questa cagnolina senza cibo, senza acqua, in mezzo alle feci, quindi in una situazione terribile. Questa signora ha tentato in qualche modo di contattare la persona che viveva in quell'appartamento, ma non c'è stato proprio un gran feeling. Alla signora è stato detto: fatti tuoi, sostanzialmente questo cane non ti riguarda. Ecco allora che la signora non si è rassegnata, e cosa ha fatto? Ha fatto quello che si dovrebbe fare, cioè segnalare alla Polizia Municipale e al Comune di Pordenone che in territorio, appunto sul territorio, c'è una situazione di non corretta detenzione di un animale. E la signora ha fatto tutto quanto correttamente, ahimè poi è arrivato il periodo del coronavirus, la cosa è diventata un po' più difficile, è stato fatto un primo sopralluogo, vuoi la burocrazia, eccetera, la cosa si è arenata. A quel punto però la signora non ce la faceva più ad assistere questa agonia di questo cagnolino, quindi nonostante lei lanciasse del cibo dal terrazzo, si facesse in quattro in qualche modo, quindi mi ha contattata. Allora ho cercato di utilizzare, diciamo, dei mezzi un pochettino più convincenti e ho mandato, sollecitato quindi un'intimazione, una diffida, insomma, ad intervenire immediatamente al di là delle questioni burocratiche, e veniamo a scoprire che era stata sostanzialmente abbandonata questa cagnolina, perché quando c'è stato il Capodanno cinese, il 25 gennaio del 2020, una persona
se n'è andata per andare a festeggiarlo e ha lasciato qui un po' di tutto, anche il cane. E praticamente non ha più fatto ritorno, non sappiamo neanche poi se esista o non esista di preciso. Comunque fatto sta che l'ha lasciato a questo amico, il quale amico però ha detto questo doveva ritornare, non è più tornato, io non me la sento di tenere questo cane, quindi cane che peraltro non era neanche microchippato, quindi ha detto non mi riguarda, ecco, diciamo che il modo in cui lo teneva era chiaramente evidente che non gli interessava molto del cane, quindi ho sostenuto a gran voce quelle che sono le ragioni non solo giuridiche ma anche di altro tipo che avrebbero dovuto far portare immediatamente in salvo quella cagnolina, e così è stato, per cui si sono attivati e la cagnolina è stata portata al canile di Villotta. Nel video vedete le immagini appunto di quando lei è arrivata, dire. È un amore, è giovane, ha poco più di un anno e ha tanto bisogno di affetto perché ha vissuto in un balcone per 3 mesi, quindi potete immaginare cosa ha passato. Abbiamo deciso di chiamarla Marisa perché è la signora che in questo periodo le ha permesso di rimanere in vita lanciandole qualcosa dal terrazzo, si chiamava Marisa, e così ovviamente lei molto orgogliosamente ha accettato che la cagnolina si chiamasse come lei, e direi che forse ci sono anche già buone notizie perché già oggi sono arrivate delle richieste di adozione che appunto si stanno valutando, e quindi spero di poter tornare settimana con prossima una buona notizia. È una cagnolina meravigliosa, ha bisogno di affetto, di una famiglia, di essere trattata bene, rispettata, certo. E quindi è un po' come fosse mia, perché ogni volta che intervengo in questi casi lascio sempre un pezzettino di cuore in loro, no? Me li vorrei portare a casa tutti, ma ahimè. È difficile non farlo, È difficile non farlo, ma... Complimenti, avvocato. Grazie complimenti anche a voi, ad Alessandra Marchi, grazie. Perché quando poi ovviamente si prende a cuore queste situazioni il risultato positivo è assicurato. Sì. Lo dicono veramente in tanti, me lo dimostrano soprattutto i fatti. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie avvocato per essere stata in nostra compagnia. Una manovra poderosa che dà risposta ad imprese, lavoro, famiglie e turismo. Il commento di Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, raggiunto questa mattina al telefono dalla collega Alessio Conforti. Poi andiamo a Polcenigo e ad Aviano. Decreto rilancio, siamo in collegamento con Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onorevole, da qui l'Italia prova a ripartire. È un intervento molto importante, 55 miliardi di euro messi a disposizione del nostro sistema e dei cittadini italiani per poter ripartire in sicurezza. Lo sforzo è proprio quello di individuare meccanismi che possono essere di aiuto immediato, di mettere immediatamente soldi nelle tasche dei cittadini e a disposizione delle imprese. Ecco, lei citava proprio le imprese, e nel dettaglio come si interviene? Beh, per le imprese ci sono circa 16 miliardi tra contributi a fondo perduto e tagli di IRAP e IMU. Le imprese fino a 250 milioni di fatturato potranno vedere cancellata l'acconto la rata giugno dell'IRAP. È una misura che solo questa vale 4 miliardi. Per le imprese non pagare l'IRAP significa poter mantenere dei soldi in tasca. Poi ci sono contributi a fondo perduto, 6 miliardi. Fino ad un massimo di 40.000 euro percentuale in base al fatturato, con un bonifico diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Importante anche il lavoro, onorevole. Beh, per il lavoro assolutamente ci sono oltre 26 miliardi tra cassa integrazione e aiuti agli autonomi, 10 miliardi complessivi per la proroga e l'estensione degli ammortizzatori sociali e anche per l'istituzione di un reddito di emergenza da 400 a 800 euro per chi ha un reddito inferiore ai 13.000 euro, e quindi per aiutare tutti quanti e anche coloro che sono stati esclusi da sostegni fino ad oggi. È stata confermata e aumentata anche fino a 1.000 euro il contributo per le partite IVA e per coloro che dimostreranno di avere subito un calo del proprio
fatturato. Siamo in Veneto, come anche in altre realtà d'Italia, settore strategico, anche questo, sottosegretario. Abbiamo previsto interventi generali per le imprese con dei contributi a fondo perduto, sostegni per adeguamenti e anche in questo caso sospensione dell'IRAP, del credito d'imposta sulle locazioni e riduzione delle bollette. Importante come istanza anche quella relativa alla famiglia, anche qui il decreto. Dunque andiamo a Polcenigo e successivamente ad Aviano. Io saluto il sindaco del comune di Polcenigo, l'amico Mario Della Toffola, ben ritrovato, grazie sindaco per essere in nostra compagnia. E torno nei nostri studi, io lo ringrazio e lo saluto, anche l'assessore Danilo Signore, ben ritrovato anche a lei. Grazie direttore. Allora parto subito da Polcenigo per capire dal sindaco emergenza Covid come la state gestendo e come ovviamente l'avete gestita e le misure adottate dall'amministrazione comunale per i cittadini e per le imprese. Diciamo che fortunatamente, come gran parte della fascia pedemontana, Polcenigo è risultato abbastanza, come dire, risparmiato dalla diffusione del Covid-19, anche se abbiamo dovuto registrare due casi di positività e purtroppo due casi anche letali, nel senso che tutti e due le persone sono decedute. Un caso di una persona giovane che è stato probabilmente si è ammalato fuori dal nostro territorio e così come una signora anziana che è deceduta dopo il ricovero nell'ospedale di Pordenone. Quindi possiamo dire che si è trattato di casi fortunatamente singoli e non focolai che si sono sviluppati poi sul territorio. Certo che questo ci ha fatto subito, siccome è stato uno dei primi casi già nella prima metà di marzo, di attivare subito quelle precauzioni che sono fondamentali per limitare la diffusione. Quindi siamo intervenuti subito con la distribuzione delle mascherine, anche con risorse proprie, non solo quelle poi fornite dalla Protezione Civile. Quindi c'è stato un grosso impegno da parte dei volontari della Protezione Civile di Polcenigo nell'azione di informazione, quindi con i messaggi audio vocali alla popolazione, quindi per invitare tutti di rimanere a casa, evitare gli assembramenti, mantenere tutti quei comportamenti virtuosi proprio di prevenzione. Così come sono intervenuti per quelle modalità di distribuzione delle mascherine fondamentali per mantenere, insomma, un minimo di protezione dal respiro, perché il problema di tutte le malattie, che soprattutto polmonari, che si diffondono con il respiro e quindi con la saliva, con lo starnuto, è quella di essere altamente contagiosa. La protezione, io non mi sono mai stancato di dire, è un modo per proteggere gli altri, ma non per proteggere se stessi. Però se tutti pensano in maniera altruistica e pensano di proteggere gli altri, siamo tutti più protetti. E quindi tutti devono usare la mascherina proprio perché permette, quando gli spazi interpersonali non vengono rispettati, di abbattere quelle che sono le percentualità di rischio che particelle di saliva possano contaminarci. Così come sia importante utilizzare molto i gel disinfettanti anche sopra i guanti quando serve, perché è importante appunto abbattere la carica virale. E quindi sono state osservate, devo dire che la popolazione di Polcenigo ha rispettato in maniera molto attenta quelle che sono state le indicazioni non solo dell'amministrazione comunale, ma quelle che la Protezione Civile regionale ha dato come modalità di comportamento. È chiaro che ci sono state delle difficoltà, la mancanza di potersi approvvigionare con gli alimenti e per la spesa settimanale fuori dal comune, però insomma sono tutte criticità che sono state superate e devo dire grazie anche alla grande collaborazione di tutti i cittadini. Ecco, poi questa nella fase più acuta, poi subentrano gli aspetti della gestione di tutte le conseguenze comunque degli effetti collaterali di questa pandemia, che sono principalmente oltre a quegli aspetti igienico-sanitari che hanno riguardato le persone infette, e anche se è brutto dire persone infette perché sembrano degli untori, in realtà una volta passata è una malattia come un'altra.
quando si passa, però bisogna come mantenere alta la guardia. E devo dire che ci sono gli effetti collaterali da un punto di vista di quelli che sono le relazioni sociali e la parte economica, quindi è importante intervenire anche da questo punto di vista, perché è pur vero che non si può morire di malattia, ma non si può neanche morire di inedia, quindi dobbiamo pensare a una ripartenza e alla possibilità di far tornare a lavorare le persone, perché non possiamo da un punto di vista economico pensare che si possa vivere con elargizioni e la distruzione di ricchezza. Noi dobbiamo entrare in una logica in cui le attività produttive riprendono per produrre ricchezza. Tuttavia sono stati attivati con l'ambito socioassistenziale, che riguarda 7 comuni, tra cui anche Aviano Polcenigo, quegli interventi di sostegno alle famiglie che si sono trovate in difficoltà per il Covid-19, quindi con gli interventi buoni spesa principalmente, quindi per dare delle risposte. Ma devo dire che anche dal punto di vista dell'intervento del così spontaneo delle persone nel nostro territorio, ho registrato con orgoglio il fatto che molte persone abbiano lasciato la spesa sospesa nei punti vendita del paese, oppure hanno in collaborazione con la parrocchia attivato un meccanismo di sostentamento e di aiuto alle persone in difficoltà. Quindi questa sussidiarietà come dire, naturale che c'è stata tra amministrazione comunale, privati e associazioni, devo dire che è stata una formula che ha funzionato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti, grazie Sindaco per essere stato in nostra compagnia, grazie a Mario Della Toffola. Vado subito nel comune di Aviano al centro in questi giorni anche di una disputa politica, poi magari due parole le spenderemo anche su quello, ma che situazione c'è, assessore, nel comune della Pedemontana dal punto di vista epidemiologico soprattutto? Sì, beh, diciamo che il comune di Aviano ha avuto poco più di una trentina di persone con contagio Covid-19. Però bisogna dire che come amministrazione siamo intervenuti con prontezza e con immediatezza, ancora prima che ci fossero comunicati nominativi o comunque il numero delle persone con la positività. L'amministrazione si è mossa mettendo in atto tutta una serie di misure di prevenzione. Tra l'altro siamo stati tra i primi a intervenire nella chiusura delle strutture pubbliche. Abbiamo adottato tutte le norme, insomma, sulla disinfestazione, il disinfettante negli uffici comunali, nelle strutture comunali. C'è stata la massima attenzione. Sono state approvvigionate tantissime mascherine anche in un momento di vera difficoltà. Gli uffici hanno fatto uno sforzo non da poco. Siamo riusciti ad approvvigionare circa 15.000 mascherine, che poi con delle donazioni che ci sono state fatte da un'azienda locale, da alcune associazioni, dalla comunità cinese, sono donazioni di mascherine che ci hanno portato ad avere veramente la possibilità poi di distribuirle a più riprese alla cittadinanza, con ovviamente il supporto indispensabile della Protezione Civile, che davvero sono stati e sono tuttora encomiabili. Ma oltre alla Protezione Civile ci sono stati tantissimi avianesi che si sono offerti di dare il loro aiuto come volontari, quindi hanno prestato l'opera di volontariato e tuttora la stanno prestando in alcune strutture, tra le quali il CRO di Aviano, dei volontari avianesi che si sono messi a disposizione della collettività. Quindi bisogna veramente ringraziare gli alpini, Croce Rossa, i singoli cittadini che si sono dati da fare. Per cui diciamo che dal punto di vista sanitario la situazione è stata fin da subito attenzionata e sotto controllo. Attualmente diciamo che non ci sono grosse variazioni, ci sono circa una quindicina di persone in quarantena, 12 sono guariti completamente, ci sono stati
poi 3 decessi che comunque sono dei decessi collegati sia al Covid, ma possiamo dire di situazioni, anche con situazioni, patologie, pregressi, eccetera. Questa è la situazione un po' sanitaria. Poi la situazione di aiuti economici, come giustamente accennava poco fa il sindaco di Polcenigo, Aviano fa parte dell'ambito socioassistenziale 6.1 di Sacile, no? Quindi con tutti e 7 comuni. Abbiamo messo in campo una serie di aiuti veramente abbastanza, io direi, molto consistenti. Sono stati stanziati fin da subito circa 59.000 euro. Attualmente sono stati dati più di 32.800 e 900 euro in buoni spesa attraverso i servizi sociali. Altri saranno dati in un secondo giro. Poi c'è stato l'indispensabile lavoro fatto dalla Caritas, quindi dalle parrocchie, dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa con la spesa in sospeso. Abbiamo dato fino adesso circa 200-250 pacchi spese alla popolazione. Le domande di assistenza per i buoni spesa sono state quasi 160, per cui veramente c'è stato un impegno massiccio. Quindi possiamo dire che abbiamo fatto il possibile e faremo il possibile, perché sono stati stanziati a bilancio diverse centinaia, io direi circa 80.000 mi pare che siano stati stanziati fin da subito, e poi c'è tutta una serie di interventi che saranno messi a disposizione della popolazione. Un'ultimissima battuta però è politica. Sì. Aviano al centro un po' della bufera in questi giorni, con diciamo il siluramento del vice sindaco. Questo c'è il Toto nome, no? Per di nuovo esprimere una preferenza su chi andrà poi a coadiuvare l'attuale sindaco. Danilo Signore torna in pista? Ma guardi, direttore, io come ci tengo a precisare, se vuole ci vediamo nei prossimi giorni, così quando qualcuno dice abbe fossa, no? Quando ci sarà la notizia ufficiale di chi poi andrà a ricoprire questo ruolo. Diciamo che personalmente mi sono tenuto il più possibile distaccato dalla vicenda, proprio per evitare qualsiasi tipo di polemiche o di pensieri strani da parte di chiunque. Noi ci siamo affidati al sindaco, ovviamente questa maggioranza che amministra Aviano è composta da 4 liste, di cui 3 partiti, e ci sono degli equilibri, questo è ovvio. Noi non abbiamo chiesto e comunque non chiediamo assolutamente nulla. L'unica aspettativa è quella che si mantengano il più possibile degli equilibri. È ovvio che c'è da tenere presente, insomma, il conto di diverse cose. Però io direi che per il momento ci fermiamo per qua. Per il momento ci fermiamo qua, sì. Beh, sì, settimana quindi prossima l'aspetto magari bene per qualche altra lieta notizia. E c'è anche il piancavallo per la prossima settimana che ha necessità assoluta. Facciamo di un unico pacchetto. Dai. Benissimo. Bene. Assessore, grazie intanto a Danilo Signore, assessore del comune di Aviano. Ed è positivo l'andamento in Veneto dopo i primi giorni di fase 2. Il presidente Zaia, prova superata, ma la cautela resta. Il punto quotidiano nel prossimo servizio. Il trend si conferma in calo e a 10 giorni dalla fine del lockdown in Veneto la situazione è in continuo miglioramento. A tirare le prime somme è il governatore Luca Zaia. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.000 venti di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. I tamponi eseguiti finora sono oggi 474.000, 11.000 in più rispetto a ieri. I positivi totali salgono a 18.845. In isolamento ci sono 4.436 persone, in netto calo. Nelle terapie intensive i pazienti totali sono 62, di cui 26 positivi al coronavirus, 7 le persone in meno rispetto a ieri.
I dimessi a domicilio sono più di 3.100, i decessi totali sono 1.743 tra ospedali e strutture sul territorio. Il virus è ancora in circolazione e Zaia ha ribadito la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione. Nella prossima ordinanza regionale il Veneto inserirà anche la riapertura di tutti i centri per i giovani da 0 a 14 anni, dalle fattorie didattiche all'asilo fino ai centri estivi ai Grest. Ma sulle linee guida ci sono preoccupazioni. Adesso, senza entrare nei particolari, sono linee guida che per certi versi mettono in difficoltà. Pensate al mondo della ristorazione. Ieri abbiamo fatto l'esempio di un ristorante simbolo dell'identità non solo veneta ma italiana e a livello internazionale, Cipriani con l'Aris Bar. Cioè voi se andate lì a applicare le linee guida, penso che Cipriani avrà un tavolo al piano terra e uno al piano superiore, cioè capite? Allora io penso, perché non avere un approccio un po' più, diciamo, mitteleuropeo? Vado a vedere le linee guida della Germania, dell'Austria e di altri paesi che ho visto, loro danno semplicemente delle indicazioni con delle icone, fanno il segnetto con il metro, cioè dicono stai a distanza di un metro, c'è un'altra icona che dice niente più, andate a vedere, niente più contenitore del sale al tavolo ma bustina usa e getta, niente più, altra icona, menù ma tutto a voce, perché comunque il contatto con le mani c'è, se tu sfogli il menù magari qualcuno ci mette anche un po' di saliva per girare le pagine. Vabbè, è così, ma gli altri paesi fanno così, non si sono messi a fare le linee INAIL con le a distanza di 4 metri tra i tavoli e robe, cioè, all'inizio qualcuno addirittura si avventurava con i separei in plexiglass o altre robe. Oh, c'è il virus, però dobbiamo anche iniziare un periodo di convivenza che non sarà facile, ma non possiamo neanche renderlo impossibile. Torna anche Stefania Boltina, assessore del Comune di Pordenone. Assessore, ben ritrovata, grazie buonasera, per essere in nostra compagnia. Lei. È bello ritornare nella famiglia di Telepordenone a distanza di tempo. Direi. Speriamo di rivederci anche con un po' più di frequenza. Sì, dunque, tanti gli argomenti che sono rimasti in sospeso, a partire dalla pulizia di Corso Vittorio, la riapertura dell'ecocentro, magari senza più i determinati vincoli, disinfezione, la deratizzazione. Facciamo un po' di ordine in questo. Sì, ci sono varie attività, naturalmente in questo periodo non ci siamo fermati, ma anche la tutela ambientale ha proseguito, perché comunque lavorando un po' da casa, comunque anche in ufficio, le attività hanno preso comunque il loro decorso. Adesso proprio domani mattina verrà fatto l'intervento di pulizia del primo tratto di Corso Vittorio Emanuele, quindi da Piazzetta Cavour più o meno alla farmacia Rimondi, dalle 7 alle 10 mattina indicativamente verrà fatta la pulizia, perché era già stato fatto il tratto dalla farmacia fino alla loggia, all'ingresso del comune, e avevo anche richiesto di fare la parte di via Bertossi dove c'erano tutte le deiezioni dei colombi, che è stata fatta anche quella. Ecco, questa è una prima partenza. Poi oggi ero proprio in GEA e GEA, insieme a loro, abbiamo deciso di riaprire tutti gli ecocentri comunali, non solo di Pordenone ma anche degli altri comuni. Naturalmente gli ingressi verranno fatti sempre contingentati. Ci si recherà negli orari previsti, come potrete vedere anche dal sito di GEA, quindi tutta la settimana, tutte le mattine, poi c'è il martedì, giovedì e il sabato anche il pomeriggio. Vi recate lì, naturalmente dovete aspettare il vostro turno, con guanti, con mascherina, rispettando le distanze e scaricando velocemente tutta l'attrezzatura, i rifiuti che dovete lasciare in ecocentro, senza naturalmente l'aiuto degli operatori, perché dobbiamo assolutamente tutelare in primis la salute dei nostri operatori e poi anche di tutti i cittadini che vanno come utenti all'interno dell'ecocentro. Proprio oggi mi dicevano anche da GEA, perché ho chiesto ripetutamente anche i calendari di disinfestazione da zanzare e di deratizzazione, da lunedì dovrei essere in grado di avere in mano tutti i calendari, però volevo ricordarvi che presso tutte le farmacie del comune di Pordenone potete ritirare le pastiglie gratuite da mettere in tutte le caditoie delle abitazioni private, perché insieme agli interventi che facciamo a livello comunale nelle oltre 12.000 caditoie site in città, dovete aiutarci a fare anche gli interventi
domestici, quindi la sinergia di questi due interventi ci aiuteranno sicuramente a combattere le zanzare, perché bisogna colpire, ricordiamoci sempre, le larve, e verranno fatti interventi misti, sempre quello biologico, come le capsule che potete ritirare nelle farmacie, che creano un film protettivo a livello dell'acqua, che non permettono alle zanzare già presenti, quindi alle larve o pupe all'interno dell'acqua, di respirare, quindi muoiono, e alle zanzare adulte di depositare le uova nel film d'acqua. Questo è bene o male un po' tutto. Poi siamo partiti adesso anche con una convenzione, visto che c'è stata la possibilità con il decreto, con le sterilizzazioni dei gatti di colonia. Quindi potete chiamare l'ufficio della tutela animali allo 0434 392 603 o 392-615 e fissare gli appuntamenti per sterilizzare i gatti di colonia. Queste sono un po' alcune delle pillole, poi di giovedì in giovedì vi racconterò anche tutte le altre cose. Bene, io ringrazio allora come sempre Stefania Boltina, assessore del comune di Pordenone, poi ci sentiremo nei prossimi appuntamenti. Giuseppe Astori, 54 anni, nato e cresciuto tra Tolmezzo e Preone in provincia di Udine, si è laureato in biologia all'Università di Trieste, specializzato in microbiologia e virologia all'Ateneo Friulano, e ora dirige il laboratorio di terapie cellulari avanzate dell'ospedale di Vicenza, dove sono state prodotte le cellule stromali mesenchimali, addirittura iniettate con successo e per la prima volta in Europa in un paziente con polmonite da Covid-19. Il servizio, vi lascio poi in compagnia di Alessio Conforti, il suo ospite. Recuperiamo anche la parte finale del servizio che vedeva come protagonista il sottosegretario alla presidenza, perché c'è sfuggita prima una novità importante, poi le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e poi le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi. In questo laboratorio lavoriamo da molti anni su un tipo cellulare definito cellula stromale mesenchimale. È una cellula staminale che deriva da vari tessuti ed è in grado di dare origine a tutti i tessuti di origine mesenchimale, ad esempio l'osso, ad esempio la cartilagine, ad esempio il grasso. È presente anche nel cordone ombelicale. Noi abbiamo messo a punto una tecnica che ci permette di isolare queste cellule dal cordone ombelicale e farle diventare un farmaco. È una struttura, un'officina farmaceutica, una tra le poche officine farmaceutiche in Italia, non arrivano a 10, che è in grado di trasformare una cellula in un farmaco, quindi un'officina che è autorizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Le cellule mesenchimali hanno anche un'altra azione molto interessante, oltre a quella di rigenerare i tessuti, sono in grado di comportarsi come delle molecole antinfiammatorie, quindi possono essere utilizzate in tutte quelle condizioni in cui c'è un'infiammazione molto forte, anche nella polmonite da Covid-19. Noi stiamo lavorando su questo tipo cellulare da molti anni. Direi che questo laboratorio è nato 10 anni fa, abbiamo cominciato subito a lavorare con queste cellule, poi piano piano è venuta la voglia di realizzare l'officina farmaceutica, quindi dire non fermiamoci alla ricerca, a quello che possiamo vedere al bancone, cioè quello che vediamo che le cellule fanno. Facciamolo diventare un farmaco e portiamolo in sperimentazione clinica. La maniera di agire di queste cellule sull'infiammazione è molto interessante, è come se fossero delle, qualcuno le ha paragonate a delle navi, cariche di molecole antinfiammatorie, sono delle citochine che hanno proprio una funzione antinfiammatoria. Quello che è bello è che sanno dove andare, hanno quello che si chiama un tropismo verso l'infiammazione, si attivano nel momento in cui sentono un'infiammazione molto forte. Questa è la loro caratteristica. Queste cellule sono state, è da un po' di anni che si sa che funzionano nella polmonite. Le hanno utilizzate per la prima volta nella polmonite Covid-19, i colleghi cinesi hanno fatto una piccola sperimentazione clinica, non più di 9 pazienti, però hanno visto innanzitutto una sicurezza di queste cellule e poi una loro efficacia, quindi i pazienti sono migliorati. Dopodiché cosa abbiamo detto? Abbiamo detto sì, ma un momento, noi queste cellule le abbiamo, le utilizziamo per altre cose. Abbiamo un'emergenza, ci siamo parlati con i colleghi dell'ospedale universitario di Verona, in particolare la dottoressa Rachele Ciccocioppo. Lei si è presa la responsabilità come medico, noi ci siamo presi la responsabilità di rilasciare le cellule,
L'Agenzia Italiana del Farmaco e il Comitato Etico ha dato l'autorizzazione a provare queste cellule su un paziente. Il paziente ha migliorato tutti quelli che sono i parametri legati all'infiammazione. Quello che stiamo organizzando è una sperimentazione multicentrica e questo darà finalmente una conferma dell'efficacia di queste cellule su una sperimentazione controllata. Le cellule stromali mesenchimali o staminali mesenchimali possono trovare applicazione in una serie molto ampia di condizioni, innanzitutto nella medicina rigenerativa, ad esempio nella ricostruzione di certi pezzi di esofago che ad esempio sono stati lesionati per varie cause, ad esempio l'ingestione di sostanze caustiche. Sono state utilizzate nella rigenerazione dell'osso. Dal punto di vista antinfiammatorio trovano utilizzazione nella malattia di Crohn. Tante altre le stiamo scoprendo e ci stiamo lavorando. Sì, con Lorenzo Tumino concludiamo questa prima parte. Senta, il discorso relativo alla sicurezza nelle aziende, visto che lei è un sindacalista, e alla fase 2, da più parti viene messo in discussione. Voi verso che linea state procedendo e soprattutto che cosa chiedete anche dopo la fase 2? Allora, buonasera a tutti. Beh, intanto c'è da gioire per un fatto che non ci sono stati contagiati nelle aziende metalmeccaniche né friulane né del Veneto orientale. Quindi il protocollo messo in atto tra aziende e sindacato, assieme alla regione e allo Stato centrale, ha funzionato. Questo anche grazie, fortunatamente, al buon comportamento dei lavoratori. Noi stiamo monitorando tutte le aziende, quindi ci sono nelle aziende più grandi comunque protocolli più stretti e più complessi che stanno avendo il loro effetto. Quindi questa fase 2, insomma, diciamo a livello di ripresa del lavoro, è stata comunque graduale nelle settimane, ma ha dato un effetto positivo. Per quanto riguarda, per esempio, la manovra che è stata varata, che verrà varata nei prossimi giorni, per fortuna il governo ha preso alcune linee guida che erano state chieste con forza dai sindacati nelle settimane precedenti, negli incontri che c'erano stati. Quello che a noi premeva molto era tutelare le fragilità, quindi le persone che anche per colpa del Covid-19 avevano perso il lavoro nei primi mesi dell'anno, soprattutto febbraio e marzo, e non avevano paracaduti economici. Quindi per queste persone si è stanziato per almeno i primi 2 mesi, ma sicuramente verrà prorogato fino a settembre, un reddito di emergenza che va da 400 fino a 800 euro per i redditi entro i 16.000 e i 25.000 euro. Questa era una richiesta forte del sindacato ed è stata accettata. Adesso si naviga a vista, quindi le aziende hanno ripreso, chi al 100%, chi al 70%. Il governo ha prorogato altre 9 settimane di emergenza di cassa integrazione, che fortunatamente sono in calo, quindi quello che noi registriamo sono il calo delle richieste di ore di cassa integrazione. Quindi vuol dire che c'è un po' di ripresa in questo senso? Allora, parlare di ripresa, sicuramente si erano svuotati i magazzini in febbraio o marzo, avendo noi chiuso le aziende, alcune aziende prima delle aziende tedesche e delle aziende, diciamo, estere, per cui l'export qui il grosso del lavoro lo fa. E quindi si stanno riempendo i magazzini main stock da cliente, tecnicamente si chiamano. Diciamo che l'effetto lavoro a pieno lo vedremo attorno ai primi di giugno. Da lì si verificherà veramente cosa dirà il mercato e cosa il mercato richiederà. Siamo tutti che in attesa di questi dati, che però sembrano far ben sperare. Non ci sarà il boom economico, qui non c'è da dire cose che non saranno vere. Quindi però magari è un settore che non soffrirà come ne stanno soffrendo altri, questo vuole dire, insomma. Diciamo, sicuramente chi soffrirà di più sarà il settore turismo. Chiaro. Però tutto questo a lungo andare, voglio dire, se ci saranno 500.000 persone che non avranno un reddito da lavoro, quindi un'economia tangibile durante l'anno estivo, queste persone non spenderanno, non metteranno in circolo moneta nel circuito economico. E le aziende metalmeccaniche ne sentiranno sicuramente poi da qui a fine anno, quindi siamo tutti molto cauti, però c'è da dire che il governo ha messo in campo una manovra interessante, tutti vorremmo di più sicuramente, però come si dice da noi, facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo. Chiaro. Questo è da dire, però insomma, le cose non sembrano andare nella giusta direzione.
Grazie a Lorenzo Timmino per essere stato con noi. Continuiamo, citava lei prima la manovra, citava lei insomma anche i lavoratori. Sentiamo un altro intervento del sottosegretario Andrea Martella, sempre relativamente alla manovra sulle famiglie e l'incidenza che appunto ha questo nuovo decreto rilancio. Poi a seguire il meteo e poi ancora l'informazione prima da Udine e poi si torna qui nel Veneto. State con noi. Importante come istanza anche quella relativa alla famiglia, anche qui il decreto prevede degli interventi insomma fondamentali. Abbiamo ritenuto davvero importante dare un aiuto alle famiglie e garantire che il lavoro possa ripartire in una situazione di sicurezza e con degli aiuti anche economici. Quindi abbiamo previsto congedi parentali aumentando fino a 30 giorni con un'indennità del 50%, abbiamo previsto un bonus babysitter, abbiamo previsto un finanziamento di 100 milioni per i centri estivi e risorse comuni per realizzare i servizi per i bambini, abbiamo previsto lo smart working che deve continuare anche in assenza di accordi per i genitori di figli fino a 14 anni. Abbiamo previsto una tax credit per le vacanze, come ho detto anche prima, con uno sconto del 90% in fattura. Abbiamo previsto un eco bonus al 110% per spese di riqualificazione energetica e per misure antisismiche. Buona serata e ben ritrovati, una giornata discreta oggi sulla regione con un po' di nuvolosità e temperature già in ripresa. Per quanto riguarda la giornata di domani ci aspettiamo un nuovo peggioramento, arrivano correnti umide e instabili per cui sono probabili delle piogge sparse, dei rovesci e probabilmente anche dei temporali che saranno più diciamo frequenti su tutta la zona montana della regione, tempo migliore sulla costa dove ci saranno anche delle schiarite, una giornata comunque che sarà caratterizzata da piogge anche abbondanti, localmente intense, appunto dove i temporali saranno più frequenti e appunto in più momenti della giornata. Un po' meglio sabato, però al mattino rimane ancora tempo direi più umido, ancora delle piogge residue, poi si dovrebbero essere delle schiarite e probabilmente dei nuovi rovesci sparsi però più localizzati nel pomeriggio questo sabato. Tempo migliore probabilmente domenica, a parte residua instabilità in montagna. Temperature domani in lieve calo, poi si riprendono nuovamente. Buona serata a tutti. Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, buonasera dalla redazione Friuli, qui da Udine da Giovanni Pacori, che dunque da lunedì 18 il centro storico di Udine diventa un vero e proprio bar, ristorante e pizzeria a cielo aperto. Però il consigliere d'opposizione Enrico Bertossi va in contrasto col sindaco Pietro Fontanini, afferma che dovrebbe essere così per tutto il territorio nazionale. Infatti il capogruppo di Prima Udine attacca il sindaco Fontanini, giudicando insufficiente il provvedimento. Udine diventa un bar-ristorante a cielo aperto, nella zona del centro città. Il sindaco si compiace e l'opposizione, in particolare con la voce di Enrico Bertossi di Prima Udine, chiede uguali diritti per tutti, che con questa condizione parrebbero non esserci. Il sindaco Fontanini afferma: oggi abbiamo chiuso, come annunciato, alcune delle principali vie del centro per permettere ai titolari dei locali pubblici di sfruttare, a partire da lunedì 18, fino ad oltre il 100% dello spazio antistante la propria attività, mantenendo così il numero di coperti, dice il sindaco. Ci auguriamo che la decisione possa aiutare questi esercizi a reggere l'urto della crisi. Credo che con l'aiuto di tutti e con la consapevolezza che d'ora in poi sarà ancora più importante spendere i nostri soldi in città, potremo uscirne presto e più forti. Le affermazioni di Bertossi sono di tutt'altro tono. Quanto deliberato dalla Giunta, afferma Enrico Bertossi, per l'allargamento degli spazi all'aperto per pubblici esercizi per alcune zone del centro storico, va nella direzione giusta, ma è insufficiente. Innanzitutto, attacca Bertossi, questi provvedimenti devono essere presi per tutto il territorio comunale, non solo per una parte del centro storico, coinvolgendo i quartieri. In secondo luogo, la tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere tolta interamente, sia per le vecchie concessioni che per le nuove, a tutte le partite IVA che ne faranno richiesta.
Ribadisco inoltre, prosegue Bertossi, che per evitare che molti locali storici della città non riaprano e chiudano per sempre, è utile ed indispensabile investire i soldi destinati a Friuli Doc per aiutare subito chi altrimenti da solo non ce la può fare. L'impressione, conclude Enrico Bertossi, è che si stia sottovalutando il grido di dolore e disperazione, oltre che di rabbia, che giunge da più parti senza avere una strategia d'insieme per tutti i pubblici esercizi, commercianti ed artigiani di tutta Udine, non solo per alcune vie del centro storico. Ed è stato siglato l'accordo tra i presidenti delle regioni Veneto, Zaia e del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, per far ripartire gli incontri tra gli abitanti di Veneto e Friuli da lunedì 18 di maggio. Friuli Venezia Giulia e Veneto intendono prevedere dal 18 di maggio la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti nelle aree di confine tra le due regioni. Lo scrivono in una lettera inviata stamane ai prefetti i governatori Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. In considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive regioni e vista l'esigenza manifestata da numerosi cittadini dei rispettivi territori residenti nelle zone di confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, si comunica, si legge nella lettera, che le rispettive regioni intendono introdurre la possibilità di visitare i congiunti per i residenti nelle province di confine del Veneto e per i residenti nei territori appartenenti alle ex province di confini del Friuli Venezia Giulia. I governatori confidano infine nel supporto dei prefetti per divulgare in modo capillare alle forze di polizia questa decisione. Notizia di cronaca, un anziano a Campoformido è stato rapinato, ma non solo, è stato purtroppo anche picchiato in casa. L'allarme nella notte, come dicevamo, a Campoformido, dove un 79enne ha sorpreso i tre ladri che lo hanno aggredito e l'hanno fatto finire in ospedale. Questa notte, intorno all'1:30, a Campoformido, i carabinieri di Codroipo e del Norma della Compagnia di Udine sono intervenuti nell'abitazione di un pensionato di 79 anni, che poco prima aveva sorpreso tre uomini in casa. I malviventi, tutti con il volto coperto, lo hanno colpito in testa con un bastone di legno e lo hanno rapinato. Arraffato il bottino, circa 400 euro in contanti, oltre ad alcuni monili in oro, i tre si sono poi dileguati immediatamente, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza che hanno trasportato l'anziano all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Le indagini sono a cura del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Andiamo a Trieste, dove oramai è una querelle che da tanti giorni vi stiamo facendo vivere, quella della nave Allegra, la nave ospedale che dovrebbe attraccare a Trieste per dare la possibilità agli anziani ammalati di Covid-19 di poter curarsi proprio al bordo di questa nave. Ebbene, scende in campo anche la Capitaneria di Porto di Trieste che chiede alla SUGI dei chiarimenti. Ebbene, è già il quarto intervento della Capitaneria di Porto in un mese. La nave ospedale destinata ad accogliere a Trieste gli anziani colpiti dal coronavirus nelle diverse case di riposo condominiali, le cui condizioni di gestione rendono impossibile attuare una reale quarantena, continua a suscitare dibattito. Stavolta è la Capitaneria di Porto di Trieste ad intervenire con un documento ufficiale, con il quale domanda per la quarta volta consecutiva maggiori informazioni sull'attracco della nave. Specificatamente si domanda, come già avvenuto ad aprile, una certificazione di conformità della nave futuro ospedale, un'altra per le modifiche fatte, un piano di evacuazione ed infine le condizioni di salute di tutti gli ospiti, con particolare riguardo sui pazienti con mobilità ridotta. Non è la prima volta che l'ammiraglio Sancilio chiede chiarimenti al direttore Poggiana della SUGI. Tuttavia, le risposte sono state frammentarie e con documenti non afferenti alle reiterate richieste. La questione ha infiammato l'opposizione, che la reputa una scelta politica, mentre la Regione difende quanto definisce la migliore scelta possibile operata su decisione tecnica. Intanto, continuano i lavori per migliorare la nave e trasformarla in una struttura simile ospedaliera,
Attualmente la nave è ancora ormeggiata al porto di Napoli. Ancora controlli delle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio di cittadini virtuosi, ma crescono le denunce al di fuori delle sanzioni comminate per non ottemperanza ai decreti sul Covid-19. Nella giornata di ieri, ha riferito la Prefettura di Trieste, sono state controllate nella regione Friuli Venezia Giulia 2.704 persone. Delle stesse, 41 sono state sanzionate per violazione dell'articolo 4,1 DL 1920. Nessuna invece è stata sanzionata per dichiarazione del falso. 90 persone, tuttavia, sono state denunciate per aver commesso altri reati. Una persona affetta da virus poi è stata pizzicata a Trieste, lontano dalla propria abitazione. Pertanto è stata denunciata dalle forze dell'ordine per aver violato l'obbligo di quarantena. Su 1.488 esercizi commerciali controllati, 4 sono stati sanzionati, 0 invece quelli chiusi per inottemperanza delle normative. Si può quindi affermare che nonostante i dati sulle sanzioni siano leggermente in aumento rispetto ai primi giorni post-lockdown, la fase 2 per il Friuli Venezia Giulia sta procedendo nel pieno rispetto delle regole da parte della maggioranza dei cittadini corregionali. Non più tardi di ieri sera abbiamo visto nella conferenza stampa di Giuseppe Conte e del ministro Bellanova il fatto che questi 500.000 migranti clandestini saranno regolarizzati, sebbene per, da quello che dicono, 6 mesi. Ebbene, purtroppo il problema migranti in Friuli Venezia Giulia è molto sentito. Perché? Perché abbiamo visto i giorni scorsi che in pochi giorni sono entrati a Trieste ben 160 persone e nella notte a Gorizia ne sono entrate ulteriori. Nuovi rintracci di migranti nella giornata di oggi in provincia di Gorizia. I carabinieri della compagnia del capoluogo isontino li hanno trovati intorno alle 6 in prossimità del valico di Merna lungo la statale sul Vallone nel comune di Savogna di Gionzo. Si tratta di due famiglie composte da un papà con due bambine di 10 ed 8 anni, cittadini iracheni di Baghdad, e di una madre e di un padre con 4 bambine piccole, una delle quali di appena un anno d'età, anche questi ultimi cittadini iracheni. Sono stati condotti al CARA di Gradisca di Sonzo nella parte dedicata all'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo. Sono stati posti in quarantena preventiva. Anche nella giornata di ieri, sempre i carabinieri della compagnia di Gorizia avevano rintracciato una famiglia con bambini piccoli, tutti cittadini curdi, sempre rintracciati in prossimità del valico di Merna. Nell'ultimo mese sono stati rintracciati oltre 20 migranti nell'area di Gorizia, tra cui un pakistano, 5 marocchini e 4 algerini. Restiamo sul tema dei migranti e parliamo di dichiarazioni della deputata del PD, Deborah Sedacchiani, già presidente della regione Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia infatti arrivano i rinforzi a Trieste, saranno assegnati 40 poliziotti, di cui alcuni sono già arrivati, 8 a Gorizia. Nuovo impulso alle riammissioni in Slovenia, le dichiarazioni appunto di Deborah Sedacchiani. Il rafforzamento delle misure di prevenzione degli attraversamenti, maggiore disponibilità delle autorità slovene alle riammissioni informali degli immigrati, circa 40 nuovi agenti a Trieste e rinforzo del personale di polizia. Sono gli effetti concreti dell'intervento del Ministero dell'Interno a fronte delle esigenze dei territori interessati dalla rotta balcanica. Lo rende noto la deputata Dem Deborah Serracchiani, aggiungendo che altre 8 unità sono assegnate a Gorizia e precisando che questo è il risultato di un dialogo continuo e fruttuoso con il Ministero dell'Interno, ora guidato con attenzione ai risultati piuttosto che agli annunci. A seguito della ripresa degli ingressi, spiega la parlamentare, l'interlocuzione del Viminale con le omologhe autorità slovene ha portato alla decisione di dare un nuovo impulso alle riammissioni informali, che avverranno in base all'accordo italo-sloveno già in vigore. Le attività delle forze dell'ordine saranno coadiuvate dal personale dell'esercito già dislocato sul territorio. Esprimiamo soddisfazione, aggiunge la Serracchiani, per i rinforzi assegnati alla polizia, che sono già in parte arrivati e che entro maggio saranno tutti qui. Per la Serracchiani, oltre ai fondamentali rapporti bilaterali italo-sloveni,
è necessario tenere in debito conto che la frontiera esterna di Schengen non è la nostra e che occorre avviare una più vasta azione internazionale con il pieno coinvolgimento dell'Unione Europea. Perché non c'è muro o Covid che tenga, conclude la Serracchiani, quando sei disperato ed in mano ai trafficanti. Anche per questo giovedì 14 maggio dalla redazione Friuli è tutto. Voglio ancora ricordarvi, come avete visto all'interno dei servizi, la nostra nuova mail proprio della redazione Friuli, dove potrete inviare tutte le notizie, le foto, i video che vorrete farci avere e che noi naturalmente faremo vedere all'interno del nostro TG nella parte della redazione Friuli. Voglio ricordarvi l'indirizzo tpn.red.fvg@gmail.com. Un attimo di pubblicità, pochissima, e poi tutte le ultime novità da Alessio Conforti, dalla redazione del Veneto. Grazie a tutti e buonasera. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Il trend si conferma in calo sul fronte del coronavirus a 10 giorni dalla fine del lockdown, situazione in miglioramento a fronte di 474.000 tamponi eseguiti, positivi a oggi sono 18.845, scendono i numeri nelle terapie intensive, ci sono 62 pazienti, dei quali 26 positivi, i decessi totali sono saliti a 1.743 tra ospedali e strutture. Sono circa 80.000 invece i posti di lavoro persi in Veneto a causa della caduta occupazionale determinata dall'emergenza Covid-19. Secondo il monitoraggio dell'Osservatorio di Veneto Lavoro, il trend negativo coinvolge soprattutto il lavoro a termine tra contratti a tempo determinato, apprendistato e lavoro intermittente. Sono circa 60.000 i posti di lavoro persi tra il 23 febbraio e il 6 maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A questi si aggiungono 7.800 contratti a tempo indeterminato in meno, soprattutto a causa del calo delle assunzioni. Visita dei congiunti nei territori confinanti della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con una lettera firmata dai due governatori Zaia e Fedriga. Viene sostanzialmente informati vari prefetti di tutte le province dell'intenzione di prevedere la possibilità della visita ai parenti per i residenti nelle due nelle province, insomma, tra le regioni confinanti. Nella lettera i due governatori confidano nel supporto dei prefetti e delle forze dell'ordine al fine di divulgare alle stesse questa informazione. Il 18 maggio dunque non è poi così lontano, nuove aperture, Zaia ha detto apriremo tutto ma ci saranno ovviamente alcune eccezioni. Sentiamo il governatore nel prossimo servizio. In questo momento i grandi assembramenti, no? Cioè tutto il tema dei concerti, purtroppo non saranno autorizzate ancora le attività di svago tipo il Gardaland, i parchi, queste storie qua. Il tema dei cinema, il tema dei teatri, nel senso che i teatri saranno aperti per l'attività, diciamo, di preparazione degli spettacoli, sono l'orchestra che devono esercitarsi, ma questo perché direttamente a livello nazionale questo è l'intesa. Cioè gli ultimi ad aprire saranno i luoghi di grande aggregazione. Da quello che si capisce però dal 1 giugno dovremo tornare alla pressoché totale normalità rispetto a questo, perché si parla delle ultime aperture per il 1 giugno. Sì. Attenzione, questo è il dibattito al quale assisto a livello nazionale. Sembra che il 1 giugno sia la deadline oltre la quale dovrebbe restare qualcosa solo di residuale ancora da aprire. Considera che noi il 18 anticipiamo sostanzialmente il 1 giugno per molte robe, no? È una forma di negoziato per dire anticipiamo delle robe perché arrivare il 1 giugno e dire alla gente che non si può aprire dura. Ancora lavoro, incontro in regione sul riavvio dello stabilimento di Trichiana nel Bellunese di Ideal Standard. Oggi l'assessore regionale Elena Donazzana ha incontrato le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro richiesto dalle stesse le preoccupazioni dei lavori e dei loro rappresentanti circa i progetti della proprietà aziendale, la richiesta di far ripartire al più presto possibile l'attività nello stabilimento del Bellunese, unico sito produttivo in Italia
nel quale lavorano circa 600 dipendenti, tutti attualmente in cassa integrazione. Unico sito italiano, ha detto Donazzana, è un patrimonio irrinunciabile. Nuovo colpo di scena per gli agriturismi, il governo in una nuova FAQ, domande frequenti, ha smentito quanto detto tre giorni prima, autorizzando le strutture rurali ad accogliere solo le persone impegnate in attività di pubblica utilità, vale a dire il personale ospedaliero, non quindi operai e dipendenti aziendali, come aveva invece specificato in una FAQ del 9 maggio scorso in seguito alle sollecitazioni di Confagricoltura e Agriturist Veneto. Sono gli stessi enti che lo fanno sapere, parlando di un vero e proprio colpo di scena, niente ospitalità ai lavoratori negli agriturismi. Secondo Agriturist, incredibile, volta faccia, non si può lavorare in un paese dove si governa a colpi di domande frequenti che cambiano ogni tre giorni. Sono in miglioramento invece le condizioni di un bambino di 7 anni ricoverato nella rianimazione dell'ospedale Caffoncello di Treviso, dove era stato appunto ricoverato a seguito di una gravissima crisi epilettica. Il piccolo era arrivato nel nosocomio del capoluogo della Marca, trasportato da un'ambulanza da Porto Gruaro in grave pericolo di vita. Le sue condizioni fortunatamente sono in miglioramento all'opera dei medici e degli infermieri che si sono prodigati assistendolo giorno e notte. Ha portato agli effetti tanto sperate, insomma adesso il piccolo è fuori pericolo. San Michele al Tagliamento, in due mesi 4.400 ore di lavoro della protezione civile, altre 100 persone impegnate, 200 borse per la spesa consegnate, 316 buoni spesa, sono questi i numeri dell'emergenza, il bilancio di un gioco di squadra perfetto, come lo ha definito il sindaco Pasqualino Codognotto, che ha permesso di andare incontro alle persone in difficoltà. Andiamo a Caorle, ultimati i lavori di risanamento del ponte Negrelli, sabato mattina la riapertura al traffico. Facciamo il punto nel servizio di Edoardo Anese. In questi giorni la città metropolitana di Venezia sta ultimando i lavori per l'apertura del ponte di Negrelli a Caorle, situato lungo la SP59, chiuso al traffico dallo scorso 4 maggio. Come da cronoprogramma, la struttura è stata sollevata e riposizionata per consentire il risanamento delle stelle Gerber e completare la superficie esterna con l'impermeabilizzazione dell'impalcato, la realizzazione degli scarichi per la raccolta dell'acqua piovana e delle solette di transizione. Ora, come da programma, verranno avviati i lavori di asfaltatura. La riapertura del ponte è prevista per la mattinata di sabato 16 maggio, salvo eventi meteorologici che potrebbero causare un rinvio degli ultimi lavori. Dalla prossima settimana sarà richiuso per qualche giorno il ponte girevole utilizzato durante la chiusura del Negrelli per togliere i rinforzi provvisori e poterlo quindi rendere di nuovo apribile alla navigazione. Il ponte girevole lungo la SP62 ritornerà ad avere una portata ridotta pari ad un massimo di 3,5 tonnellate come era prima del rinforzo provvisorio. Le attività del cantiere quindi proseguiranno sia su questo fronte che sul completamento dell'intervento sul ponte Negrelli, che prevede ancora il completamento dei risanamenti conservativi, la realizzazione dei giunti, il completamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l'adeguamento sismico, la segnaletica orizzontale. La viabilità sarà gestita, se necessario, utilizzando un senso unico alternato, ma senza ricorrere ad alcuna chiusura. Porto Gruaro, la legislatura, senatore, è finita. Il rilancio della città passa per il lavoro coordinato delle forze politiche, l'hanno fatto sapere in una nota gli esponenti del Partito Democratico della città del Lemene, che si è espresso sulla fase 2 dell'emergenza sanitaria in città, uscendo con un manifesto di proposte per il rilancio di Porto Gruaro, proposte che il gruppo consiliare ha già fatto in sede di commissione all'amministrazione. I DEM propongono un centro storico chiuso al traffico e aperto alle attività commerciali alle persone, con un platelattico aumentato ma detassato e contributi a fondo perduto, quindi riduzione dell'IMU, della TARI e della TOSAP, un fondo di solidarietà per le situazioni di disagio, un piano di assunzione per lavoratori socialmente utili destinato alle fasce più colpite dalla disoccupazione, quindi l'avvio di una rete di protezione sociale per sostenere le associazioni del territorio, un avvio di lavori immediati per il recupero delle scuole dismesse da utilizzare per aumentare gli spazi scolastici. Infine, a fronte anche di un programma più ampio, l'utilizzo immediato per il rilancio dell'avanzo di amministrazione e delle economie gestionali su iniziative e feste
varie. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, a seguire non perdetevi il fatto a cura di Luigi Gandhi. Per quanto riguarda l'informazione ci rivede domani con il telegiornale del Nord-Est, sempre puntuali alle 19. Venerdì, instabilità con addensamenti nuvolosi che si alterneranno delle schiarite soprattutto sulle zone centro-meridionali a partire dalla mattinata. Precipitazioni, probabilità nel complesso alta 75-100% sulle zone montane, medio-alta 50-75% su quelle pedemontane, bassa 5-25% su quelle meridionali e medio-bassa 25-50% altrove. Si tratterà di fenomeni sparsi a tratti relativamente diffusi, con dei rovesci o locali temporali. Tra giovedì sera e venerdì sera, quantitativi anche consistenti su zone prealpine e pedemontane, dove non si escludono locali temporanei intensi. Temperature minime in aumento, massime in aumento sulle zone sudorientali, in calo su quelle centro-settentrionali e senza notevoli variazioni altrove. Venti in quota da sud-ovest moderati nelle prime ore e anche tesi, specie nelle prealpi e nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile. In pianura a tratti deboli, a tratti moderati, per rinforzi dai quadranti meridionali sulle zone sud-orientali e da quelli nord-orientali altrove, con attenuazione a fine giornata. Mare in prevalenza mosso, con tendenza a divenire poco mosso sotto costa nelle ore pomeridiane.